Va bene. Buonasera a tutti. Chiedo al segretario se c'è il numero legale. Sì. C'è il numero legale. Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Nomino scrutatori per la seduta i consiglieri Giulia Bevilacqua, Vito Palmisano e Isena Peresson. Risultano assenti i consiglieri Maria Bonato, Loris Pasut, Giuseppe Perrone, mentre arriveranno in ritardo i consiglieri Dario Zanut, Francesca Cardin, Sandra Del Santo e Mauro Tavella. Bene, do la parola al consigliere Vito Palmisano per un breve ricordo di una persona scomparsa. Prego, consigliere Palmisano. Buonasera. Volevo condividere con il Consiglio una riflessione sulla persona di Giampaolo Roveredo, che è venuto a mancare oggi in sostanza dalle esequie. Niente, volevo solo dire che io sono stato vicepresidente in disposizione con lui e dopo ci siamo avvicendati dalla presidenza e so che non è facile in questi momenti parlare di una persona con la quale abbiamo collaborato molto, soprattutto diciamo perché si è molto speso per il quartiere. Era, e lo posso dire con grande diciamo, soddisfazione, un gentiluomo. In tutto e per tutto abbiamo collaborato e abbiamo operato nell'interesse del quartiere e per quelle che erano le problematiche legate diciamo, alla circoscrizione, fino all'ultimo. Infatti lui era ancora attualmente consigliere della circoscrizione sud. E fino a, diciamo, a quando le forze gli hanno consentito, ha sempre partecipato e ha dato il suo contributo, ma un contributo di grande fattibilità e io non posso che essere onorato di aver lavorato con una persona dell'altezza di Giampaolo Roveredo. Chiedo, se è possibile, a questo Consiglio un minuto di silenzio. Va bene, grazie. Chiedo ai consiglieri di osservare un minuto. Vi ringrazio. Grazie a lei. Comunico al Consiglio le decisioni prese durante la conferenza dei presidenti per quanto riguarda l'ordine dei lavori di questa sera. Allora, è stato previsto di dedicare la prima ora alle interrogazioni. Poi si passerà all'esame delle mozioni, ovviamente riprendendo quella che abbiamo interrotto allo scorso consiglio, alla scorsa seduta del 9 febbraio 2015. Si chiuderanno i lavori alle 22:30. Bene, pertanto sono le 18:39. E affrontiamo la prima interrogazione. Consiglio Comunale di Pordenone, Gruppo Consigliare Popolo della Libertà, Fratelli d'Italia. Comunicazione sulla presenza del Sindaco alla Moschea di Pordenone. Il sottoscritto Francesco Ribetti, Presidente del Gruppo Consigliare PDL Popolo della Libertà, Fratelli d'Italia, del Consiglio Comunale del Comune di Pordenone, premesso che l'articolo di stampa odierna si evince che il Sindaco di Pordenone si sia recato presso la Moschea, centro islamico sito nella cittadina località della Comina, sostenendo che l'attacco di Parigi è prima di tutto un attacco alla comunità islamica e chiedendo alla comunità islamica di partecipare numerosa alla manifestazione che si terrà in data odierna, nel pomeriggio. Parimenti diffuse dai media nazionali sono le immagini e dichiarazioni di moltissimi aderenti alla comunità islamica, laddove si afferma che ciò che è successo è giusto in quanto se la sono cercata, riferendosi ai giornalisti trucidati. Viene altresì riferito che nell'occasione il sindaco presidente della provincia, dottor Claudio Pedrotti, democraticamente eletto dal popolo della provincia di Pordenone, si sia presentato scalzo, in segno di rispetto verso la comunità e, per onor di cronaca, un assessore della sua giunta provinciale sarebbe presentata con il capo coperto.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere comunale del gruppo del PDL Fratelli d'Italia interroga il sindaco e l'assessore competente per conoscere 1. Se sia intenzione dell'amministrazione, in segno di rispetto verso la comunità islamica presente in Italia, proporre una modifica al regolamento del Consiglio Comunale imponendo ai consiglieri di presentarsi scalzi nella sala durante le sedute del Consiglio Comunale. 2. In tale evenienza, se sia parimenti intenzione dell'amministrazione, indicare ai consiglieri comunali se possono o meno indossare calze ed, in tal caso, se le stesse possono essere bianco-rosse come i colori della città o, in omaggio al califato, debbono essere rigorosamente nere o in altro colore gradito esclusivamente alla comunità islamica. 3. Se il sindaco sia conoscente di dati particolari, sconosciuti ai media nazionali e mondiali, che possono confermare la propria affermazione e quindi affermare che i giornalisti trucidati fossero appartenenti alla comunità islamica, mentre i fratelli assassini ad altra comunità. 4. Se abbia percepito nella propria visita presso il centro islamico della comunità affermazioni simili e del medesimo tenore di quelle giustificatrici riportate dai media nazionali e attribuite ad appartenenti alle comunità islamiche presenti sul territorio nazionale, ovvero che l'attentato di Parigi sarebbe cosa giusta, giustificata dalle circostanze che i vignettisti se la sarebbero cercata. 5. Se parimenti si ritenga necessario, magari in segno di rispetto verso la comunità, rinunciare anche ai simboli della nostra cultura, religione e civiltà, ad esempio togliendo i crocifissi dai luoghi comunali pubblici. 6. Se infine non ritenga che sia necessario il rispetto delle nostre tradizioni, cultura, religione e civiltà da parte di quei soggetti che vengono a vivere nel nostro territorio. Firmato Francesco Ribetti. Prego, signor Sindaco. Evidentemente se è presentata l'ho fatto. Prego, signor Sindaco. Grazie Presidente. Ritorniamo per un attimo al 7 gennaio 2015, quando l'attentato alla redazione di Charlie Hebdo è stata condotta con la ferocia che noi tutti conosciamo da un gruppo terrorista islamico e alle giuste reazioni che in tutto il mondo si sono sviluppate, quindi anche in Italia, contro atti di questo tipo che non solo andavano a sottolineare una ferocia assolutamente inconcepibile, ma erano un evidente attacco alla libertà di espressione. Quindi la mobilitazione che c'è stata in tutto il mondo, in Europa, in Italia e nella nostra città è stato proprio nella direzione di stigmatizzare la ferocia dell'attentato che l'inaccettabilità di questo segnale contro la libertà di stampa, la libertà di essere ironici, la libertà di fare satira. La nostra comunità islamica locale ha in questo senso si è unita alle voci della città, quindi contro quello che era successo, e ha organizzato, tra l'altro, una conferenza stampa che abbiamo ospitato qui nella nostra sala giunta, in cui i referenti della comunità islamica hanno chiaramente stigmatizzato quanto era successo e hanno sottolineato che era evidente che questa l'ondata anti-islamica che l'attentato stesso aveva ed ha suscitato sicuramente andava a colpire tutti quelli della comunità islamica moderata in Europa e in Italia e quelli che fanno parte di fatto della nostra comunità. Nella stessa occasione si era anche detto che questo messaggio sarebbe stato ripetuto durante la preghiera, quindi se ben ricordo questo accadeva mercoledì, del venerdì successivo nel nostro centro islamico e mi sono offerto per andare in questo evento che quindi all'interno della comunità contraddistingue un preciso momento, no, di riunione della comunità stessa, per condividere ancora una volta il fatto della necessità di essere tutti insieme in un momento così grave e di quindi prendere le loro voci e quanto era già stato detto durante la conferenza stampa per invitarli poi a unirsi alle manifestazioni dei giorni successivi.
cosa puntualmente accaduta. Quindi questi sono i fatti. Andando al centro islamico e quindi partecipando alla loro preghiera, non ho trovato altro che seguire quelle che sono le mie abitudini, visto che quando vado in un luogo di culto, sono portato a seguire quelle che sono le norme che vengono richieste, cosa che facevo anche andando in giro per il mondo, così nelle chiese ortodosse greche come nelle moschee turche. E quindi mi sono tranquillamente tirato via le scarpe proprio per rispetto ad un luogo di culto islamico come in quel momento quel luogo rappresentava. E io credo che questo sia tutto, perché non c'era discussione sulla libertà religiosa, non c'è stata discussione su quelli che sono le negazioni reciproche, non era materia. La materia vera era la ferma opposizione a atti di questo tipo da parte anche della nostra comunità islamica, che queste cose non le vedono in modo assoluto come appartenenti alla religione islamica. Tendo comunque a notare nell'interrogazione un passaggio molto interessante sull'eleganza del calzino. E qui mi voglio soffermare, perché io mi inviterei, proprio per svolgere meglio il tema, il consigliere Ribetti, ma sicuramente l'avrà fatto, lo testimonia appunto il testo, di leggere un interessantissimo libretto di Gottfried Schlimm, che era un dandy tedesco, austriaco degli anni 30, e che ha scritto appunto un libricino sull'anima del calzino. L'anima del calzino, il libretto termina con questa frase un po' malinconica: paradossalmente l'anima dei calzini si nasconde là dove meno ci si aspetterebbe di trovarla, sul filo impercettibile della loro salda aderenza alle gibbosità del mondo, contatto che ci fa sentire vivi, sebbene precariamente vacillanti e di passaggio. Allora la invito, visto che c'è tutta una parte dottissima sul colore dei calzini, a utilizzare anche questo libretto di un arbiter eleganziarum, io non sono un grande latinista, per avere maggiori spunti, perché sicuramente nell'ambito così dell'interpretazione di questa parte ne trarremo tutti vantaggio. Grazie. Grazie. Prego, consigliere, può dichiarare se si ritiene soddisfatto. La ringrazio, Presidente. Ma assolutamente insoddisfatto dalla risposta del Sindaco, perché che ho ascoltato anche con discreto interesse, a differenza di altre volte dove penso più ai fatti miei, visto quello che ci viene a dire. Però stavolta l'ho ascoltato con interesse, perché a prescindere dalla prima parte, evidentemente colorita e evidentemente scherzosa per introdurre l'argomento, che di scherzoso poco, e che forse a qualcuno della maggioranza che chiedeva sull'ammissibilità dell'interrogazione è sfuggito questo piccolo dettaglio, lo sto spiegando perché mi sembra corretto farlo, ancora una volta noto come il nostro sindaco ci fa una bella discussione per poi evitare di rispondere alle domande che sono state fatte, che sono quelle diciamo più succose. Sindaco, io non chiedevo se lei veramente volesse indicarsi anche il colore dei calzini, mancherebbe altro, però Avrei gradito giusto due paroline da parte sua sulla necessità che anche qualcun altro si adegui alle nostre usanze, tradizioni, radici, culture. Avrei gradito due parole sul fatto di quello che hanno detto questi signori. Lei stesso in apertura ci ha ricordato l'attentato che è successo a Parigi, e credo che le immagini e le interviste che hanno fatto il giro del mondo le abbiate viste un po' tutti. Io ho sottolineato un aspetto. Se lei parlava con la maggior parte di se lei sentiva quello che c'era la maggior parte di quelle persone, la frase più comune è stata: se la sono cercata. Allora, vede, Sindaco, io mi preoccupo quando sento queste cose, perché se noi dobbiamo essere una cultura aperta all'accoglienza, se noi dobbiamo accogliere tutti, ben venga, ma dobbiamo evitare, a mio modo di vedere, di accogliere o di fomentare il passaggio, la permanenza di persone che poi diventano pericolosi per noi stessi. Se noi per primi dobbiamo rispettare
nel dialogo con le altre persone, un vivere civile, e dobbiamo saper rispettare quello che dagli altri ci viene detto, ancorché non condiviso da noi. Mi spiega perché di fronte a un attentato di tale ferocia io da parte di questi signori mi devo sentir dire se la sono cercata? Perché? Lei perché non ha risposto a questo? Io perciò le chiedo se lei ha conoscenza di dati diversi che quando si è presentato in quel centro culturale, perché dopo vengo perché la chiamo da una parte moschea, dall'altra centro culturale, che è una cosa, anche su questo lei non mi ha risposto, perché nulla ci ha detto? Se ha notato, la mia interrogazione, a differenza di altre volte, riporta un'ora in incipit, cioè la data con un'ora, perché era un sabato. E io, come tutti i sabati, sa cosa stavo andando a fare? Stavo andando in ufficio e lei non ha idea di quanta gente mi ha fermato, e io non lo sapevo neanche, per dire testuali parole, riporto, virgolettate, cos che falo el, puntini, puntini, se va a cavare anche le scarpe. Scusate il mio non perfetto dialetto. Sono andato ad aprire il giornale e mi è stata sollecitata, ma ho messo un orario, perché? Perché se la manifestazione che doveva esserci il giorno, lo stesso pomeriggio, se non sbaglio, mi sembra lo stesso pomeriggio, avesse visto una partecipazione tale da parte di quei signori da far capire che quei signori davvero hanno preso le distanze da fatti tanto gravi, io stasera avrei detto: bravo sindaco, hai fatto bene, magari le scarpe non me le sarei cavate, e poi spiego perché, però hai fatto bene, perché forse il tempo che hai perso, chiamiamolo così, è servito a qualcosa. Lei sa dirmi quanta gente c'era alla manifestazione del sabato pomeriggio? Quanti di questi signori hanno preso le distanze come lei viene a raccontarci? Quanti di questi signori sono stati veramente lontani, hanno fatto vedere che si sono integrati, che sono qua per qualcosa e non per opportunità e opportunismo? I numeri li conosciamo tutti, sindaco. Ecco, e veniamo al motivo del perché lei le scarpe non doveva levarsi, ma più che altro perché è un controsenso, un'illogicità, e più che altro anche forse per rispetto nei confronti dei suoi concittadini. Lei non è andato in una moschea, lei non è andato in un luogo di culto, lei non è andato in un centro culturale. Altrimenti lei mi venga a dire chiaramente che quella è la moschea di Pordenone. E allora ne riparliamo se quella è la moschea. A me non risulta che siano state date autorizzazioni per costruire luoghi di culto. Se lei mi dice che quella è la moschea di Pordenone, lo dice apertamente a tutti i concittadini, in modo che anche noi, poveri e miseri consiglieri di opposizione, possiamo prenderne atto. Allora, se quella non è una moschea, non è un luogo di culto, lei le scarpe se le tiene per rispetto ai pordenonesi, e per la prossima volta ho pensato un regalino, l'ho preso arancioni, sa, perché magari vanno bene con qualche sua cravatta. Consigliere, per cortesia, consigliere, siamo in aula del Consiglio Comunale, non siamo a teatro, per cortesia, consigliere, devo ammonirla ufficialmente, formalmente ammonito. Deve rispettare il consiglio, consigliere. Devo ammonirla. Sì. Silenzio. Vuoi replicare? Non ho capito. Sì, adesso. Signori. Silenzio. Consigliere, le invito a non ripetere. Silenzio. Silenzio. Consigliere Tomasello, le invito a leggersi il regolamento su cosa posso e cosa non posso fare. Prego, passiamo all'interrogazione numero 2. Interrogazione, Forza Italia, interrogazione e risposta orale. Al signor sindaco del comune di Pordenone e all'assessore competente, oggetto morosità incolpevole, cosa fa il comune di Pordenone? Sottoscritto consigliere comunale, visto il recente decreto ministeriale predisposto dal Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sulla cosiddetta morosità incolpevole, in attuazione del decreto legge 31 agosto 2013 numero 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e trattamenti pensionistici, convertito in legge il 28 ottobre 2013, numero 124,
Considerato che il comma quinto dell'articolo 6 del citato decreto legge istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli con una dotazione di 20 milioni di euro per ognuno degli anni 2014 e 2015, che il predetto decreto ministeriale articolo 1 determina il riparto della dotazione per l'anno 2014, assegnando alla Regione Friuli Venezia Giulia la somma di oltre 232.611,20 euro, importo determinato in relazione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi, 1.001, che sempre l'articolo 2 del predetto decreto ministeriale definisce la morosità incolpevole, situazione di sopravvenuta impossibilità di provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della reddituolità del nucleo familiare conseguente a perdita del lavoro per licenziamento, accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro, cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici, cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, eccetera. Che l'articolo 3 impone ai comuni la verifica dei requisiti in capo ai richiedenti per la concessione dei contributi, rispettate le priorità definite dall'articolo 5 del medesimo decreto. Che il contributo massimo concedibile per sanare la morosità non può superare la somma di 8.000 euro. Un tanto premesso e ritenuto, il sottoscritto consigliere interroga il signor Sindaco di Pordenone e l'assessore competente per conoscere e sapere quali atti, provvedimenti ed iniziative di concerto con l'amministrazione regionale siano stati adottati in ossequio alla precitata normativa, essendo il comune di Pordenone, comune capoluogo di provincia, perciò interessato dal provvedimento in parola. Firmato consigliere Dalmas. Assessore Romor, prego. Grazie Presidente, grazie consigliere Dalmas che nella sua interrogazione ha fatto anche un riassunto del testo di legge in modo che non è necessario che io lo richiami. E per quanto in oggetto alla domanda, già nel 3 novembre del 2014 abbiamo inviato a Trieste un nostro funzionario per prendere atto della situazione come era lo stato di fatto e anche il 1 dicembre un incontro col direttore regionale architetto Pozzecco è stato relazionato di questo incontro avvenuto il 24 novembre. Per completare il quadro che lei ha enunciato, indico che accederanno ai trasferimenti, oltre ai quattro comuni capoluogo di provincia, Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone, anche altri comuni ad alta intensità abitativa come Basigliano, Cervignano e Friuli, Duino, Urisina, Monfalcone, Muggia e Tavagnacco. Ad oggi la Regione ancora non ha comunicato a questi 10 comuni le risorse loro assegnate per la materia, in quanto sta ancora attendendo i dati da alcune prefetture in merito agli sfratti esecutivi dell'ultimo anno, che sono considerati quali parametro per la distribuzione delle risorse attualmente assegnate dallo Stato alla Regione Friuli Venezia Giulia. Cioè, poche parole, hanno fatto un metodo per calcolare il quanto di morosi incolpevoli sugli sfratti esecutivi, quanti ne sono per le quattro prefetture e in base alla quantità per le quattro prefetture si faceva una proporzione. Attualmente sono state assegnate risorse pari a 232.621,20 come da lei ricordato in premessa, ma sembrerebbe, perché dopo leggo il testo dell'assessore, che la nostra Regione abbia ottenuto dal Ministero ulteriori finanziamenti da sommare alla cifra predetta. Questa amministrazione, dalla data di adozione del primo decreto legge in materia il 31 agosto 2013, convertito poi in legge il 28 ottobre 2013, e dalla adozione del decreto applicativo il 14 maggio 2014, non è rimasta inerte ed è intervenuta nei confronti della Regione per avere indicazioni su come procedere sia come mail, sia come PEC, telefonate ed incontri direttamente in Regione, tale che anche pochi giorni fa abbiamo telefonato alla Regione per sapere se ci sono delle novità in materia.
i funzionari non ci hanno detto che non avevano ulteriori indicazioni. Non appena riceveremo quindi la comunicazione della Regione circa le risorse che verranno assegnate al nostro Comune per intervenire a favore dei morosi incolpevoli, l'idea sarebbe quella di darne informazione all'utenza tramite il sito web del Comune e poi procederemo con il cosiddetto intervento a sportello, cioè man mano che si presenta un utente che abbia tutte le caratteristiche per beneficiare dell'intervento. Si procede con l'erogazione di quanto dovuto a scalare dalle risorse disponibili e così via via fino al loro esaurimento, interpretando l'evento come un evento di urgenza e quindi non facendo i bandi come i fitti onerosi. E al riguardo vorrei annunciare quello riferito il 29 gennaio dall'assessore Santoro, che la Regione Friuli Venezia Giulia ottiene da Roma l'approvazione alla conversione di oltre 1 milione di euro dal fondo per il sostegno alle locazioni e contributi per inquilini morosi incolpevoli, e nel 2015 dovrebbe essere previsto una cifra pari a 1.800.000. Forse il ritardo nel dover assegnare questi fondi, probabilmente io lo interpreto, sia dovuto all'attesa di questi nuovi fondi che lo Stato ha intenzione di dare alla Regione Friuli Venezia Giulia. Questo è quanto a questo momento. Grazie Assessore. Prego Consigliere Dal Mas, può dichiarare se si ritiene soddisfatto. Ma Assessore, io la ringrazio, vedo che lei ha cercato insomma di rispondere a questa interrogazione, ma io mi sembra di capire in questa materia che ci sia un atteggiamento un po' inerziale da parte della Regione più che da parte dell'amministrazione comunale. Il decreto interministeriale Lupi Padoan, sostanzialmente in attuazione del decreto legge dell'agosto 2013, poi convertito nell'agosto-settembre-ottobre del 2013, introduce nella nostra normativa il concetto della morosità incolpevole, e lo fa evidentemente perché la situazione economica è stata tale per cui l'aumento degli sfratti, le difficoltà delle famiglie, dei lavoratori sono state ovviamente hanno portato a un'espansione vertiginosa di queste problematiche, e di conseguenza di pari passo anche una legislazione. Dai decreti Monti in poi sostanzialmente afflittiva nei confronti della casa, in modo particolare delle locazioni, tant'è che tutto il settore locazione ha visto, come dire, evaporarsi i benefici della cedolare secca e tutta una serie di altre cose. Lei ha risposto, si è informato presso la Regione, evidentemente qui il tema è un po' la Regione Friuli Venezia Giulia. Perché ricordo, lo scrive esattamente il Ministro, lo prevede il decreto, che il 30% di questi 20 milioni che sono assegnati per la morosità incolpevole per l'anno 2014 e gli altri 20 che saranno assegnati per l'anno 2015, in realtà di questi 20 e 2014 il 30% è stato assegnato ad alcune regioni, 5 regioni che per prime hanno normato, diciamo così, per ridurre il cosiddetto disagio abitativo. Quindi noi prendiamo atto che rispetto a quella data non c'è stata una normativa in questo senso da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, e parliamo di ottobre 2013, anno, cioè mese d'anno di entrata in vigore di questa norma. Difatti 200.000 euro sono pochi, quindi o interviene la Regione perché ci crede su questo e interviene anche il Comune perché ci crede su questo, altrimenti credo servano ben poco. Ho letto in questi giorni che la vostra maggioranza ha svolto una serie di indagini in ordine alla situazione abitativa
di edilizia abitativa e ha richiamato uno studio fatto dalla provincia di Pordenone, quindi per fare contento il consigliere Lopperfido, perché sennò si suicida. Il tema è questo: la provincia di Pordenone ha svolto una particolare azione nel campo della politica abitativa e mi pare che una forza politica della maggioranza, credo la lista del fiume, il coordinamento delle civiche, prenda atto che lì dentro ci sono una serie di risultati, una serie di numeri sui quali si può incominciare a lavorare tutti assieme per un problema che insomma non è una questione secondaria. Se volessimo però, se mi permettete, io poi chiudo velocemente. In realtà lei, assessore, ha citato anche il caso dei bandi per il sostegno alla locazione e per gli affitti in favore di determinate categorie. Anche qui il nostro gruppo, anche nella precedente consigliatura, Giannelli insomma ad altri, si erano occupati di questo tema e soprattutto della questione che questi bandi hanno una vigenza assolutamente di 15 giorni. L'inizio e la fine del bando è troppo stretto, quindi dovete allargare, ve l'abbiamo chiesto, sono anni che vi chiediamo, da 2006, cioè da quando sono intervenute anche normative regionali a sostegno in favore di questi problemi, vi chiediamo di tenere il bando sostanzialmente un po' più lungo, più aperto, e questo ogni volta dite di sì, in realtà puntualmente ci costringete a fare un'interrogazione ogni anno, ma i risultati evidentemente non cambiano. E quindi se la premessa di questa maggioranza è quella di avere in attenzione questo tema, è evidente che non potrà sottrarsi all'analisi di alcune questioni, che sono i dati che sono emersi. In provincia di Pordenone, questo deve concludere, pare, consigliere. Sì, concludo, va un po' considerato, perché evidentemente noi siamo la città di riferimento di questa provincia. Nell'anno 2013 abbiamo avuto 2.576 contratti per uso diverso, nell'anno 2014 803, nell'abitativo, parlo di locazioni, 5.068 contratti, nell'anno 2013, nel 2014 2.494, quindi crollo vertiginoso. Aumentano gli sfratti. Esattamente nel 2014 abbiamo avuto 676 sfratti nella provincia di Pordenone, di cui esecutivi 146. Ecco, questi sono i dati sui quali credo che ci sia molto lavoro da fare. Attivatevi presso l'amministrazione regionale, bene che la Presidente Serracchiani vada un po' di più alla conferenza Stato-Regioni, piuttosto che a Ballarò, piuttosto che nelle altre cose, perché su questo vi è la dimostrazione plastica che all'ottobre del 2013 il Friuli Venezia Giulia non aveva normato assolutamente su questa materia. Grazie consigliere. Consigliere, non verifico io, verifica il segretario, perciò si deve rassegnare, io non posso verificare nulla. Il segretario probabilmente ha avuto un impegno, sarà... Ecco il segretario. Chiedono la verifica del numero legale, signor segretario. Bisogna contarlo. Contiamo o facciamo quell'altra cosa tecnologica? Con le schede? No, bisogna vedere chi c'è e chi non c'è.
No, no, per cortesia, no. Signori, non esageriamo, sennò poi mi devo dirigere. Consiglieri Betti, per cortesia. No, 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 le schede non ci interessano, noi controlliamo il... Consigliere De Bortoli, lo sa benissimo che noi guardiamo chi c'è e chi non c'è. Gli scrutatori sono presenti? Bene, sospendo il consiglio e sapete che si sospende una mezz'ora se non si ricostituisce il numero legale, mi pare, giusto? Chiedo al segretario perché non so. No? Va bene, sospendo per 30 minuti. Grazie, bene. Chiedo al signor segretario se c'è il numero legale. Bene, c'è il numero legale. Dichiaro riaperta la seduta. Pertanto avevamo interrotto alle 19.11, sono 19.36. Passiamo ora all'interrogazione numero 3. Prego, consigliere Bianchini. Grazie, Presidente. La maggioranza pone una mozione d'ordine sul gesto offensivo che riguarda tutta la città, fatto da un consigliere comunale a cui noi non accettiamo più, si è superato il limite di accettabilità di queste cose. Per noi questo gesto è l'ennesimo e questo più eclatante. Noi chiediamo come consiglio, visto che questo consiglio è stato richiesto, lo ricordo, questo consiglio è stato richiesto apposta a parlare di un tema importante per la città e per le sue istituzioni, quindi ancora di più questo momento. È vero che tutti i consigli sono importanti, ancora di più questo consiglio era importante e aveva un suo anche solennità, se vogliamo mettere anche questa parola così forte, mentre questo gesto l'ha ovviamente minato. Riteniamo sia necessario, purtroppo riteniamo sia necessario, che ogni consigliere e quindi ogni rappresentante della città qui dentro si impegni nuovamente, adesso in questo momento, a non essere più protagonista di azioni offensive e deplorevoli come quelle che abbiamo appena assistito. Quindi chiediamo a tutti i consiglieri comunali qui presenti di votare a favore di questa mozione perché si prendano il carico, si impegnino a non essere più protagonisti di queste azioni offensive per la città intera. Grazie. Vabbè, una mozione d'ordine. Vabbè, chiedo un intervento a favore e poi uno sfavore di questa mozione. Lo ripeto, Presidente, forse non sono stato molto chiaro, lo ripeto per i consiglieri che forse colpa mia non mi sono spiegato bene. Lo rispiego molto bene. Eh no, allora se l'ho spiegato non serve parlare allora. Sì, per me invece è una mozione, perché noi vogliamo che ogni consigliere... Consigliere Pellicini, se mi ascolta glielo ripeto. Noi vogliamo che ogni consigliere si impegni nuovamente davanti alla città ad essere qui come rappresentante della città e non come buffone di corte. Noi lo chiediamo nuovamente, noi chiediamo che
che questo che ogni rappresentante qui seduto in questa assise debba essere di esempio per la città e non di offesa per la città, e quindi per quello chiediamo la votazione ad ogni consigliere di prendersi un impegno che ha già preso con gli elettori 4 anni e mezzo fa, ma che noi chiediamo venga ripreso in questo momento. Quindi spero di essermi spiegato nuovamente, è per quello che utilizzo la mozione d'ordine, perché vorrei che tutti i consiglieri votassero a favore di questa richiesta e si impegnassero col loro voto. Grazie. Lei, no, non ci sono chiarimenti, le mozioni d'ordine non ci sono chiarimenti. No, no, in generale, no, assolutamente. Non so. Comunque, scusate, allora, dopo aver valutato io il segretario, se si può considerare questa mozione d'ordine, effettivamente l'articolo lo leggiamo a beneficio di tutti. Mozione d'ordine, mozione d'ordine, richiamo di un consigliere alla legge o allo statuto o al regolamento. Effettivamente può essere considerato un richiamo al regolamento, dove nel regolamento è previsto il comportamento dei consiglieri, che deve essere di un certo tipo, pena richiamo o nel caso più grave l'espulsione. Perciò chiedo un intervento a favore, se c'è, e un intervento a sfavore. Sì, il consigliere Pedicini, a sfavore? No. C'è qualcuno che vuole intervenire? Può intervenire a sfavore, prego. Allora, consigliere Pedicini. Manisco, l'hai messo in pasta? Gliel'ho appena letto. 48, se lo legge, vede che c'è il mozione d'ordine. E richiamo al regolamento. Ah, ma ce lo leggiamo tutto il regolamento, allora glielo leggo. Allora, l'articolo 37, se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà di discussione e l'ordine della seduta, il presidente richiama formalmente, richiamo per presentare. Insomma, c'è stato un richiamo formale da parte mia nei confronti del consigliere, perché effettivamente ha tenuto un comportamento che non era consono. 37, dai. Prego? Beh, consigliere Ribetti, lei sa che certi comportamenti non deve tenerli, perché siamo sempre in un consiglio comunale, rispetto nei confronti di tutti, soprattutto della città. No, ma il dibattito politico non viene impedito dal rispetto. Il rispetto è una componente essenziale. Bene, allora, c'è qualcuno che vuole intervenire contro? Nessuno. Prego. Contro la mozione, prego. Di Bianchini. Nessuno vuole intervenire. Grazie. Prego. Quindi, date la parola così è Piccinato per cortesia. Mi sfugge una cosa, Presidente. Il richiamo è contro il consigliere Bianchini, che ha usato le parole sconsone, buffone di corte, perché quelle non sono adatte, a questo contesto. Quindi il richiamo è contro Bianchini? No, domanda. Io chiedo, perché così penso che avevamo preso io il segretario sul regolamento, non ho sentito quello che mi stai dicendo. Se ha utilizzato questa terminologia. Perché credo che. Va bene, comunque mi dica per la mozione. Credo che il fatto di regalare un presente al sindaco pulito, peraltro, pulito, dei calzini puliti, sia uno strumento democratico che sì, sicuramente sentite, rappresenta il sentire popolare della città, sì, ma per cortesia. E che non è stato né dato in maniera scurrile né in maniera sto parlando credo
credo che questo... Allora, il regolamento prevede anche di lasciar parlare i consiglieri comunali. Il richiamo all'ordine è la prima cosa in questo senso. Grazie. Quindi, dal mio punto di vista, l'intervento del consigliere Ribetti è stato all'interno di quello che si può considerare il senso dell'etica, il senso di un regolamento anche all'interno di un contesto della normale dialettica, assolutamente, e credo che sia anche l'espressione di una parte della città che da voi viene costantemente ignorata. Quindi credo che non ci sia nulla dal punto di vista che impedisca il dialogo in questo senso, per cui non vedo neanche il problema, tant'è vero che se si deve porre il problema, automaticamente il richiamo viene fatto al consigliere Bianchini per i termini che ha inappropriatamente utilizzato. Grazie. Chi parla a favore? Ah, Manzoni. Chiedo un intervento a favore, c'è? Prego. Grazie Presidente, il mio intervento invece è a favore, parte dalla sensazione che un limite sia stato superato. Allora, per quanto ci riguarda, il rispetto a tutte le autorità e le personalità coinvolte in questo Consiglio, noi riteniamo che la critica politica ci stia naturalmente, perché stiamo discutendo sempre comunque di questioni che riguardano la città, però il tentativo di affondi personali spettacolarizzati, secondo noi, ecco, va al di là di quello che può essere una forma di rispetto, anche perché non si coglie in questo tipo di scelte mai con attenzione la rappresentanza. Noi abbiamo davanti a noi il sindaco della città e il sindaco della città rappresenta tutta la città. Io sono d'accordo col... Siamo in una forma... Sì, capisco che... Allora, tutti sanno che quando il sindaco agisce non rappresenta per definizione la sensibilità di tutti, cerca di farlo con la sua sensibilità. Ecco, la sensibilità che ha avuto il sindaco personalmente la rispetto, perché anch'io trovo che sia rispettoso un segnale, ecco, di attenzione nei confronti degli altri e sempre rispetto degli altri. Questo principio non mi sembra condiviso e quindi io richiamo un po' tutti i consiglieri, e concordo con la scelta del collega Bianchini e del suo gruppo, sul fatto che si richieda a tutti un senso di responsabilità nei confronti delle personalità coinvolte in questo Consiglio, perché qua lavoriamo in maniera attenta e portatrice di attenzioni politiche, sociali, personali, se e solo se ci rispettiamo e stiamo ad ascoltarci, ecco, con attenzione anche nei comportamenti. Ecco, ringrazio per l'attenzione che vorrete dedicare a questo. Va bene. Beh, finiamo questa, scusi. Terminiamo questa, consigliere Pedicini. Ma lei poteva intervenire prima a sfavore e mi ha detto di no. Facciamo, scusate, votiamo. No, gliel'ho già spiegato. Secondo me il regolamento è una mozione. Ma se parla, scusi. Mi faccia spiegare. Allora, questa mozione d'ordine è sul richiamo al rispetto del regolamento, che credo sia, non sia, come posso dire, inammissibile, perché ha un contenuto che non può essere posto in votazione. È sul rispetto del regolamento da parte dei consiglieri. Prego. Lei ci ha citato l'articolo 37, richiamo all'ordine e censura. Il compito di svolgere questa cosa è il suo, non del che consigliere. Che l'ho fatto. No, lei ha una procedura, l'articolo 37... Che l'ho fatto. No, lei non ha fatto quello ho che ho richiamato scritto. Il consigliere no, Ribetti. No, legga... Legga cosa c'è scritto nell'articolo 37, che le spiega come lei deve agire in questi casi. O lei agisce come dice l'articolo 37, o lei è inadempiente verso l'articolo 37. Allora lo lega lei. Allora glielo leggo io. Allora, se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente. È quello che ho fatto. Bene, il richiamo può presentare al Consiglio
le sue, il richiamato, scusate, può presentare al Consiglio le sue spiegazioni. E non le ha fatto. Se intende respingere il richiamo all'ordine inflittogli dal Presidente, questi invita il Consiglio a decidere. Lei invita il Consiglio a decidere. Bravo. E non il capogruppo di un altro gruppo. Ma di cosa stiamo parlando? A decidere per alzata di mano senza discussione. Lei non l'ha fatto, ha dato la parola. Io l'ho richiamato e lui non ha respinto il mio richiamo. Bene, consigliere, basta, allora il richiamo è stato accolto. E finisce là la cosa. Bene, allora basta. Non può dare, aspetti che vado avanti, perché non può dare la parola su questo argomento. Sulla mozione d'ordine l'ho data sempre a tutti, a lei soprattutto. No, a tutti. Ma applichi, se lei mi dice che sta applicando l'articolo 37, lei lo deve applicare. Non sto applicando il 37. Adesso non più. Ma non sto applicando per sé, ho detto che il consigliere Ribetti, la mozione, è perché il consigliere Ribetti, non comunque può. È un invito accolto ai tutti richiamo. I consiglieri di rispettare il regolamento che prevede all'articolo 37. Punto, che allora, non è riferito al consigliere Ribetti, allora. Non è riferito al consigliere Ribetti. Adesso non è più riferito al consigliere Ribetti, allora va è bene. È un richiamo generale. E allora che cavolo ha detto Bianchini, scusi? Consigliere Pellicini, scusi, ma si lega il regolamento lei, mi faccia, ah no, mi faccia lo la cortesia. Guardi che lo sta stravolgendo. Allora, una mozione adesso, generica, adesso mi dispiace, richiamo se non del sono, regolamento... Se non sono riuscito a spiegarmi, mi dispiace, inutile. Ma dobbiamo proseguire. Ne ha cambiate quattro. Bene, ma ha cambiato... come? Quattro versioni ha cambiato. Ma che quattro prima versioni? Prima mi dice che l'articolo 37 non lo applica. Su. Ma cosa... Vabbè. Fin, no. Non si è opposto. Bene. Così è... Pellicini, ma cosa mi sta dicendo quello che ho fatto? Lo so benissimo che cosa ho fatto. Basta. Mozione d'ordine e chiede che il Consiglio deliberi sull'opportunità che il Consiglio rispetti un regolamento. Ma scusi, ma si può deliberare sul rispetto del regolamento? È scontato, però il regolamento lo prevede. Non è vietato, consigliere, non è vietato, consigliere Ribetti, non è vietato. Bene, signori, passiamo alle votazioni. Allora vi invito a votare sulla mozione d'ordine presentata dal consigliere Bianchini. Dichiaro aperte le votazioni. Aperte le votazioni. Dichiaro chiuso la votazione. Esito la votazione. Presenti 21, votanti 20, maggioranza 11, favorevoli 20, contrari nessuno, astenuti nessuno. La mozione è stata approvata. Bene, possiamo ripassare le interrogazioni adesso? Oh, vediamo di finire qua. Dica. Sì, uno non ha votato. Mi sembra di aver letto che uno non aveva votato, vero? Uno non aveva votato. Non votante. Non ha schiacciato nulla. Non ha votato. Non ha votato. Non lo so, non mi sono accorto. Bisogna dirlo? Beh sì, perché se vuole saperlo. Vabbè. Un paio presenti, ma sono due. E questa? Ha votato? Consigliere Pietro Polli non ha votato. Bene, passiamo all'interrogazione numero 3. Ah sì, vai, un'altra mozione d'ordine, bene. Prima mi sembrava avesse fatto riferimento a me, poi ha detto di no, quindi la mozione che è stata votata prima
ai sensi dell'articolo 48, chiedendo il rispetto del regolamento, credo che sia qualcosa di importante. Ecco, allora io, visto che non voglio essere da meno di Bianchini, a cui in questo caso però va bene, va tutto il mio benemerito e placido consenso per quello che ha fatto, io chiederei che questo Consiglio Comunale, allo stesso modo, sempre ai sensi del medesimo articolo 48, si richiamasse anche il richiamo di un consigliere alla legge, oltre che al regolamento, perché l'articolo 48 prevede anche che il Consiglio Comunale possa richiamare i consiglieri rispetto alla legge. Visto che in quest'Aula è stato usato un termine, a mio modo, abbastanza forte, di buffone di corte, e buffone di corte, a mio modo di vedere, può integrare gli estremi di un reato previsto dal nostro codice penale. Sto parlando grazie. Io chiedo che con gli stessi criteri. Silenzio. La ringrazio. Io chiedo. Consigliere Salvador, ecco. No, adesso lo faccia continuare. Non interrompa il consigliere. Chiedo scusa, ma non abbiamo votato qualcosa? Mi sembra che proprio il consigliere Salvador abbia votato qualcosa di. Comunque, se mi fa finire. Io credo che proprio seguendo gli stessi criteri che la maggioranza con tanta maestria e con tanta sapienza di democrazia ci ha voluto dettare, noi miseri consiglieri di minoranza, nella fattispecie nella figura del sottoscritto, vorrei molto, molto garbatamente, in maniera educata, ma anche con quasi un livello inferiore, perché non siamo in grado, ecco, proporre la medesima cosa. Forse la legge, a mio modo di vedere, è un pochino più importante del regolamento del Comune di Pordenone, con tutto rispetto per il regolamento del Comune di Pordenone. Quindi, nel momento in cui un capogruppo, tra parentesi di maggioranza, si permette di tacciare qualcuno di buffone di corte, io chiedo che venga messo ai voti il rispetto, oltre che del regolamento, anche della legge della Repubblica Italiana, sotto la quale tutti quanti dobbiamo vivere. La ringrazio. Richiamo la legge. Vabbè, se volete, sì, possiamo proseguire. Consumiamo la serata con le mozioni d'ordine. Va bene, chi fa un intervento a favore o a sfavore? Piccinato? No. A favore, prego. Sul rispetto della legge. Faccio l'intervento a favore, ma potevo tranquillamente farlo. Silenzio. Oh, un attimo. Sta cacciara qua. Deve parlare a favore. Questa è la dimostrazione. Potevo farlo anche contrario, che va bene lo stesso, tanto non partecipo neanche a questa votazione. E quindi lo faccio a favore o contro, indifferente. Questa è la dimostrazione di quello che lei ha appena fatto. Perché avendo dato la possibilità di votare su rispettiamo il regolamento, che è un'assurdità, perché è ovvio che si deve rispettare il regolamento e non si può farne a meno, e non si vota per rispettare il regolamento, il regolamento si rispetta e basta, adesso fa la mozione per rispettare le leggi dello Stato italiano, poi farà quelle dello Stato europeo, poi qualcun altro vuole proporre il rispetto delle cose, cioè giochiamo. Allora, il problema è che non si poteva dare neanche prima, è quello che ho tentato di spiegarle prima, quel tipo di mozione, perché è una mozione sciocca, che non andava presentata, perché quando lei l'ha riportata a dire il richiamo al regolamento del nostro articolo 47, sta semplicemente a significare che quando uno ritiene che non sia applicato il regolamento, si richiama al regolamento e chiede l'applicazione del regolamento in base a un determinato articolo, e quindi deve citare in base a quale articolo è stato violato. Lei aveva già censurato, aveva già censurato il comportamento del consigliere Ribetti, che a mio avviso andava censurato e lei l'ha fatto, e finiva lì. La questione di dopo era fuori dalle righe, non c'entrava assolutamente nulla. Aver dato in votazione quello porta oggi adesso a rivotare un'altra stupidaggine, perché questa è una stupidaggine anche questa, ci richiamiamo alle leggi del codice civile o del codice penale. Beh, che stupidaggine, è ovvio, è uguale a quella di prima, ma è una stupidaggine come quella di prima. E quindi non partecipo neanche a questo voto. Questo era l'intervento a favore.
Sì, ma bene. Poteva essere anche contrario se vuole. Che vabbè. Ma dai. Qualcuno vuole intervenire a favore? Spero di no. Bene, mettiamo ai voti questa mozione d'ordine. Bene, mettiamo ai voti la mozione. Franchi, prego. Non è contro. No, beh, perché no, a questo punto io mi gioco una reputazione personale dentro qua. Cioè io vengo giù di corsa, lascio il mio lavoro. No, pensavo che si potesse parlare. Non si può, te l'ho detto che si può. No, si va via, non è problema. No, ma allora io dico che rispetto a queste cose, a me sembra, io mi sento molto in imbarazzo, faccio un intervento perché mi sento molto in imbarazzo, personalmente, non come maggioranza, come gruppi, come opposizione, mi sento in imbarazzo come uno che è seduto qua da 15 anni quasi, che ora che non venga più effettivamente, ma che volevo chiudere con un minimo di dignità. Allora, la dignità di questa sera mi faceva sì, che venire qua di corsa era perché davamo alla città il segnale che stiamo discutendo dei problemi della città e che erano i problemi di quanto la città fosse depauperata. Abbiamo fatto questa discussione, va bene, bene, male, non mi interessa. Chiudiamola perché andiamo oltre i livelli di capibilità della città. Io mi sento incapace di gestire questa serata qua. Allora chiedo di uscire, basta, fine. Finiamolo lì, non votiamo contro, finita. Abbiamo capito tutti cosa è successo, spero che non succeda più. Io mi auguro fortemente che non succeda più, perché io la prossima volta non ritorno più qua, do le dimissioni letteralmente. Non sono qua perché voglio fare chissà che. Il mio è il contributo alla città, se serve. Se non serve, non vengo, non è questione di... Non sto giocando sui calzini e le robe. Allora, su questa cosa io chiedo, facciamo un passo avanti e andiamo a discutere di quello che ci interessa. Perché la gente non capirà ste robe, non le capirà. Non stiamo facendo una campagna elettorale qua dentro, non penso che siano ancora intelligente. Grazie. Bene, passiamo... No, scusate, no, no. Passiamo alla votazione. No, sentite, se no interrompo i lavori adesso va. Consigliere Ribetti, lei può intervenire se non mi dice rinuncio alla votazione, mi dice questo? Se mi dice questo io le faccio parlare. Che cosa? Sul ritiro della mozione? Bene, allora la faccio parlare. Se no... Sì, solo per quel motivo lì. Se vuole ritirarla, mi chiede di ritirarla. Il consigliere... Sì, scusa. Volevo dire Pedicini, un mix, questo vuol dire Pedicini e Franchin. I consiglieri Pedicini e Franchin hanno colto sicuramente più di qualcun altro nel segno di quella che era la mia mozione d'ordine, che seguiva a ruota un'altra mozione. È chiaro che fa ridere votare una mozione di questo tipo, come fa ridere e ha fatto ridere votare quella di prima. Quindi io lascio a verbale che io sono disponibilissimo in questo momento a ritirare la mozione d'ordine e non farla votare, a patto che qualcuno si alzi e ritiri la mozione precedente. Grazie. Non si può ritirare, Ribetti, non si può ritirare una mozione ormai votata. Allora, consigliere, scusi, la ritira o no? Non si può ritirare una mozione già votata. No, scusi, consigliere Salvador, parlo io. La mozione appena votata non può essere ritirata, perciò mi deve dire, vuole ritirare la sua o no? Bene, allora apriamo le votazioni. Finiamola. Bene, dichiaro aperte le votazioni. Sulla mozione del consigliere Ribetti, prego. Dichiaro chiusa la votazione. Votazione ha avuto il seguente esito. Presenti 28, votanti 12, maggioranza 7, favorevoli 12, contrari nessuno, astenuti nessuno. La mozione viene approvata. Bene, adesso passiamo alle interrogazioni, sono le 20:03, rimaneva una mezz'ora di interrogazioni. Interrogazione sulla rimozione dello striscione con le foto dei Marò dal palazzo sede della provincia di Pordenone. Il sottoscritto Francesco Ribetti, presidente del gruppo consigliere PDL Popolo della Libertà Fratelli d'Italia del Consiglio Comunale di Pordenone, premesso che da molti anni oramai i Marò fucilieri di Marina sono ingiustamente trattenuti in India in attesa di processo. Da più parti si è richiesta a gran voce che gli stessi potessero rientrare in Italia. Da molto tempo sulla facciata del palazzo sede della provincia di Pordenone campeggiava uno striscione con l'immagine dei due Marò. Foto.
Pare che nel pomeriggio odierno tale striscione sia stato rimosso. Foto. Il signor sindaco è anche il presidente della provincia di Pordenone. Tutto ciò premesso, sottoscritto consigliere comunale del gruppo PDL Fratelli d'Italia, interroga il sindaco competente per conoscere: 1. Se abbia ricevuto dal presidente della provincia la spiegazione del perché è stato rimosso tale striscione. 2. Se sia intenzione dello stesso sindaco intervenire presso il presidente della provincia al fine di far riposizionare tale striscione. 3. In caso negativo, se sia intenzione del sindaco chiede al presidente della provincia lo striscione al fine di posizionarlo all'esterno del palazzo comunale. In caso negativo, se ritenga non degna di attenzione la vicenda dei Marò. Firmato Ribetti, Francesco Ribetti. Signor sindaco, prego. No, è modulato in modo diverso. Silenzio. Ritorniamo per un attimo a cose più serie e più importanti. A che cosa ci... Perché forse ci siamo ricordati che nel... Credo fosse il 22 marzo del 2012, in questa sala consigliare abbiamo proprio discusso di una mozione per appoggio, solidarietà ai Marò, e come Consiglio Comunale abbiamo stabilito una serie di azioni che abbiamo fatto, quindi di sostegno. Nel nostro sito comunale esiste ancora questo messaggio a favore dei Marò. A che cosa ci si riferisce? Lo dico perché magari la memoria da 2012 si è un po' offuscata. Si ritorna al 15 febbraio del 2012, quando la nave italiana che si chiama ancora Enrica Lexi, che navigava al largo delle coste indiane a più di 25 miglia, incontra o si scontra con un peschereccio indiano, attenzione, acque che erano state segnalate da sempre come infestate da pirati. A bordo della Enrica Lexi stavano, navigavano sei Marò. Perché? Perché questo era previsto da una legge nazionale, faccio solo un riferimento, la 130 del 2 agosto del 2011, che stabiliva proprio che per combattere la pirateria poteva essere utilizzata come forza di sorveglianza anche la nostra marina. Quindi, con un accordo che allora era stato siglato, alcuni degli armatori avevano stabilito di utilizzare la nostra marina in questo senso. Bene, ne nasce uno scontro a fuoco, dopo segnali vari lanciati dalla nave, i fucilieri intervengono ritenendo che quello che poi si è rivelato un peschereccio, il St. Anthony, fosse di pirati, che quindi lo stessero per assaltare la nave. Il risultato fu che una persona a bordo del peschereccio morì subito, un'altra ferita molto gravemente morì quando la nave ritornò in porto. Il peschereccio ritornò in porto. Da quel momento in poi la nave Enrica Lexi, per una serie, adesso senza addentrarsi nei dettagli, una serie di corrispondenze tra il capitano, l'armatore, eccetera, e ovviamente le autorità portuali indiane, alla fine accettò di attraccare con la nave i due Marò, due dei sei, Massimiliano Latore e Salvatore Girone, vennero arrestati con l'accusa di omicidio. E da lì parte questa lunga vicenda non ancora terminata, che rappresenta, diciamolo pure, una vergogna, perché dopo tre anni, dal 2012 al 2015, una cosa del genere doveva forse essere stata chiarita. E gli ultimi passaggi vogliono un'attenzione finalmente crescente su questo tema a livello europeo e a livello di Nazioni Unite, quindi io penso che tutti qui si augurino che la vicenda stessa
veda un suo termine e venga riconosciuto quello che è l'applicazione del diritto internazionale. Ora, ritornando, questo è per ricordare di che cosa parliamo. Ritornando all'interrogazione, devo dire che i miei rapporti con il Presidente della Provincia al momento sono ancora buoni, ma non mi risulta, diciamo, che ci sia stata da parte sua nei miei confronti come sindaco una comunicazione ufficiale. E per farla breve, visto che in Consiglio Provinciale c'è una interrogazione specifica su questo tema, sarò lieto di condividere dopo il Consiglio Provinciale, e penso che qualcuno possa essere testimone di questo, perché è vicino a lei, uno dei presentatori, sicuramente chiariremo le modalità, quando il tutto verrà ripristinato, eccetera, eccetera, come ho già dichiarato sui giornali. E quindi il fatto, l'ultimo punto, in caso negativo se ritengo non degno di attenzione alla vicenda di Marò, credo di essermi espresso già abbastanza chiaramente, e sarò lieto, mi impegno fin d'ora in future comunicazioni, di condividere qui quello che dirò nel Consiglio Provinciale come altro ruolo su questa vicenda. Grazie signor Sindaco. Prego consigliere Ribetti. Scusi un attimo. Grazie Presidente, grazie Sindaco. Non so se è ancora consentito all'interno di questo Consiglio Comunale esprimere l'insoddisfazione alle risposte delle interrogazioni, ma nel caso lo fosse io mi dichiarerei insoddisfatto. Qualora non fosse possibile, allora mi dichiarerei obtorto collo molto soddisfatto. Vedete voi come interpretare questa mia risposta. Anche per rispetto di quella mozione d'ordine che è stata fatta, io cerco di usare dei toni molto pacati perché sono membro di questo Consiglio e quindi non faceva riferimento a me quella mozione di prima. Però devo iniziare con gli stessi toni di prima, Sindaco, che in effetti non ha fornito risposta. Io ho capito il suo protocollo istituzionale dove dice sono la stessa persona, però rispondo prima in provincia e poi rispondo in comune. E questo ci può anche stare, però insomma qualcosa di più poteva dircelo, perché a parte venirci a raccontare la storia, come è andata avanti, quello che è successo, lo sappiamo grosso modo tutti, e qualcosa in più sul perché, sulle motivazioni, perché una cosa è dire cosa vorrò fare, lo dico prima al Consiglio Provinciale, poi vengo a dirvelo a voi e ci sta, però le motivazioni perché è stato tolto qualcosa, ecco, io considerando che stiamo parlando della stessa persona avrei gradito saperle, conoscerle, perché da una parte si sentiva dire che mancavano delle autorizzazioni, dall'altra si è sentito dire che era pericoloso, da un'altra parte ancora che andava pulito, e la gente che sente tante cose capisce, o almeno forse si fa una sola idea, che non c'è un'idea chiara, che sono tante frottole tra virgolette messe lì per cercare di confondere le acque. Quindi almeno sul passato, senza dirci quello che è di competenza della provincia, però poteva farlo, dire l'abbiamo levato per, visto che tanto non è un segreto di Pulcinella, a meno che non dobbiate ancora tirare fuori la versione ufficiale, e allora questo è un altro discorso. Lei mi diceva non abbiamo una versione ufficiale. Sa perché le dico così? Perché lei prima faceva riferimento a un dato storico del 2012, dato che io ricordo benissimo, non è che lei mi ha detto che mi rinfresca la memoria, ma anche quel passaggio 2012 era stato un venirsi incontro, perché la prima risposta data da quell'amministrazione non era proprio favorevolissima ad esporre la cosa di Marò. Chi era presente in quest'aula se lo ricorderà che è stato frutto di una negoziazione tra un'amministrazione che forse dimostrava di non avere una sensibilità così spinta verso la questione e tre poveri consiglieri di minoranza, forse quattro, forse cinque, qualcuno si è, che sedevano da quelle parti, dove chiedevano, guardate, ci sono due poveracci in uniforme italiana, prigionieri, vogliamo intervenire, vogliamo ricordarli, vogliamo fare qualcosa? Chi l'ha preceduta, come bravo fare, come uso fare, ha cercato di dare un calcio al cerchio e uno alla botte, ha detto se ritirate, chi era? Era già lei? Allora lei stesso, bravo. Era convinto, non era Bolsonaro. Allora, ecco, allora questo sì, non mi ricordavo, forse aveva qualche capello nero in più, forse, non ricordo male. No, scherzi a parte, ero convinto fosse l'amministrazione, no, in effetti 2012 avevamo già votato, chiedo scusa, ricordavo male. Ecco, comunque l'amministrazione, se si ricorda, ci ha dato il contentino e abbiamo messo il banner sul sito, però
Fatto sta, Sindaco, che forse qualche giorno fa sui giornali è uscita proprio, credo, la lamentela di qualcuno che ha detto hanno levato lo striscione dei Marò, che fine ha fatto, eccetera. Ecco, io credo che sia qualcosa che esula dall'ambito provinciale, c'è qualcosa che riguarda anche la città, perché volenti o nolenti è qualcosa che si vede. Palazzo della Provincia, siamo a città capoluogo di provincia, anche se spesso ce lo dimentichiamo e abdichiamo questo nostro ruolo, vedi carcere, però siamo, meno male, la città dove sono posizionati anche gli edifici della provincia. Quindi, viva Dio, credo che una risposta andasse data. Quindi, concludo dicendo che a mio modo di vedere l'amministrazione, ancora una volta, ha dimostrato scarso interesse, un interesse che potrebbe essere maggiore, usate voi il termine che volete, per questa vicenda. Sono a questo punto in attesa del Consiglio Provinciale e non ho motivo di dubitare che lei manterrà la parola e verrà a darmi, dopo che avrà discusso in Consiglio Provinciale, le risposte che le ho fatto nella mia interrogazione. Saranno delle informazioni e poi io mi riserverò eventualmente di ripetere l'interrogazione. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo all'interrogazione numero 4. Quali azioni contro il dilagante aumento del gioco d'azzardo? La sottoscritta consigliera comunale Mara Piccin, premesso che con il termine ludopatia o gioco d'azzardo patologico, GAP, definito dall'OMS come malattia sociale, si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Tale dipendenza comportamentale è da considerarsi una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia. Si tratta di un disturbo molto serio che può arrivare a compromettere in modo grave la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma anche a creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana. I dati dell'Osservatorio sulle dipendenze Friuli Venezia Giulia evidenziano che, rispetto al 2011, il numero dei trattati dalle aziende sanitarie per patologie correlate al gioco d'azzardo appare pressoché raddoppiato, passando da 114 a 238. Considerato che il giocatore d'azzardo ha una incapacità cronica e progressiva di resistere all'impulso di giocare d'azzardo, tale da compromettere se stesso, la sua famiglia e le sue attività professionali, considerato che il gioco d'azzardo sottrae ore al lavoro, alla vita affettiva, al tempo libero e produce sofferenza psicologica, di relazione educativa materiale, di aspettativa di futuro. Le ricadute sanitarie, sociali ed economiche sono importanti. Secondo la relazione del Dipartimento Politica Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2013, sono infatti correlati e sostenuti dal gioco d'azzardo patologico problemi di depressione, ansia, disturbo del controllo degli impulsi, abuso di alcol, tabagismo, abuso di droghe. Considerato che spesso intorno ai luoghi del gioco d'azzardo si organizza la microcriminalità dei furti, degli scippi e dell'usura, ma anche la criminalità organizzata, tenuto conto che sono solitamente fortemente coinvolti i familiari del giocatore patologico, i quali sono spesso loro malgrado coinvolti in gravi problematiche relazionali con il congiunto, coinvolto nel problema e in dissesti finanziari e addirittura impoverimento. Visto che il Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia ha già aderito alla campagna dei sindaci per il contrasto al gioco d'azzardo patologico, considerandolo una forma di tutela per le persone fragili, ritenuto doveroso da parte dell'amministrazione comunale di adottare un provvedimento a tutela della propria comunità, volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo leciti, inteso come atto dovuto ai sensi dell'articolo 3,2 del decreto legislativo 267/2000, che recita: il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Considerato che a Pordenone le attività imprenditoriali legate al gioco d'azzardo rappresentano ormai il 3% del totale imprese attive e la variazione tra il primo trimestre 2014 in rapporto con lo stesso periodo del 2013 mette in evidenza una crescita notevole, più 11,5%, e che ad agosto 2014 tra città e provincia sono 29 le imprese attive, comprese sedi e unità locali, che hanno come oggetto sociale soprattutto la gestione di apparecchiature a moneta o gettone e la ricevitoria del lotto. Preso atto che ad agosto scorso è stato aperto un nuovo locale adibito al gioco d'azzardo in centro a Pordenone, che non rispetta i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale sopracitata, tutto ciò premesso e considerato interroga il sindaco e l'assessore competente per sapere: 1. Quali azioni l'amministrazione comunale intende porre in essere per fermare il fenomeno dilagante del gioco d'azzardo? 2. Quali condizioni hanno portato all'apertura di una nuova struttura per il gioco d'azzardo in centro a Pordenone ad agosto? Firmato Mara Piccin. Risponde l'assessore Romoro. Prego, assessore. Grazie consigliere Piccin, perché
nella sua premessa ha fatto un riassunto importante di quello che è successo finora sul problema del gioco. Come lei ha ricordato, la legge regionale, poi seguita dai decreti attuativi al 5 dicembre dell'anno scorso, 2014, pubblicata poi in data 24 dicembre, prevede già un regolamento importante. E però, come premessa, volevo indicare che la legge regionale del Friuli Venezia Giulia ha scelto una strada nel rispetto anche delle leggi nazionali e delle leggi europee. Ciò lo dico in funzione della scelta che la regione Liguria ha fatto in maniera un momentino più aggressiva. In sostanza, per i consiglieri, dico, la legge regionale sul gioco individua dei punti sensibili e dice di stare a 500 metri con un sistema particolare di conteggio a passi secondo il codice stradale da una struttura sensibile alla sede dove ci sono i giochi e poi dice anche che bisogna fare un'azione di plauso, di premio per coloro che non hanno nei loro servizi le macchinette. Per esempio si chiama uno stemma, un log free slot FVG, che attualmente però nel decreto attuativo non è stato descritto, perché prevede dei premi anche probabilmente di tipo di una riduzione della fiscalizzazione. E poi anche dice chiaramente tutto ciò comincia dall'8 gennaio, in cui si dà inizio alla legge e si cristallizza tutto quello che c'è in quel momento. In poche parole, la legge prevede che chi ha già una struttura all'interno dei 500 metri dei luoghi sensibili la può mantenere, non si possono mettere nuove strutture all'interno dei luoghi sensibili. E la volontà della Regione è proprio questa, di cristallizzare lo stato dell'arte in questo momento, l'8 gennaio. Cosa prevede? Prevede anche, lo dice chiaramente la legge, guardate che se una struttura ha una, chiamiamola, perdonatemi, macchinetta è la cosa più facile, che si rompe, la può cambiare, non può metterne una di nuova, ma la può cambiare. Allora siamo a questo punto. La legge del Friuli Venezia Giulia dice stato dell'arte, 8 gennaio, chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori. Perdonatemi lo slogan, ma in realtà è proprio così. Noi quindi dobbiamo cristallizzare l'8 gennaio la situazione e vedere quali sono le strutture, gli esercizi che hanno queste possibilità di gioco d'azzardo patologico e quelle non. Perché dall'8 gennaio non si potranno più aprire strutture nuove all'interno dei luoghi sensibili e non si possono aggiungere strumenti nuovi quando sono all'interno dei luoghi sensibili. Dice poi, ogni comune può, a seconda della propria sensibilità e della propria volontà, individuare dei luoghi sensibili diversi da quelli indicati dalla Regione stessa. Per cui questo Consiglio Comunale è competente per poter approvare dei luoghi sensibili ulteriori a quelli che la Regione ha già individuato. Detto ciò, dà un compito importante all'azienda sanitaria e dice l'azienda sanitaria si deve preoccupare della prevenzione
e si deve preoccupare della terapia. Inoltre si apre anche uno osservatorio regionale a cui arriveranno i dati delle varie strutture competenti per individuare di volta in volta lo stato dell'arte com'è. Veniamo a noi. Cosa abbiamo fatto? Noi ci siamo mossi anzitempo per questo problema perché è un problema molto, molto sensibile. E fin dall'inizio però abbiamo avuto dei dubbi proprio sulle leggi nazionali e sulle leggi europee e anche non soltanto su questo, ma anche di compatibilità, ma anche su un fronte intellettuale scientifico di quanto valga la prevenzione primaria e la prevenzione secondaria. Due scuole di pensiero diverse, le quali dicevano la prevenzione primaria viene fatta a tutti, indifferentemente se uno è affetto da GAP, si chiama con questo acronimo, gioco d'azzardo patologico, non usano più ludopatia, chiamano GAP. Allora, la prevenzione primaria è quanto devo far prima che uno non abbia il problema. Invece la prevenzione secondaria sembra avere una maggiore attenzione a livello scientifico e si deve intervenire su coloro che hanno già avuto il problema per poter concentrare soprattutto le risorse che non sono enormi, sono poche e per poter andare poi anche a curare quelli che hanno già avuto il problema. Su questo discorso qua ci siamo un po' fermati perché all'inizio volevamo fare una evidenza di prevenzione primaria, ma abbiamo desistito dando ascolto a questa seconda linea di pensiero della prevenzione secondaria. E in questo, nei momenti, diciamo, prima che arrivasse la legge regionale, abbiamo dato vita anche a un'azione a livello dei giovani, degli adolescenti, con il progetto Meeting, che si preoccupa non soltanto del gioco, ma di tante dipendenze, ma all'interno del mondo delle dipendenze è stato inserito il problema del gioco d'azzardo, che secondo i dati nostri non risulta così importante come nell'età adulta. Nei nostri dati a Pordenone abbiamo una quantità di adolescenti non alta che gioca o meno ancora è affetta da gioco patologico. Però abbiamo comunque ritenuto opportuno intervenire fin dall'inizio attraverso questo processo, che è un processo di autoapprendimento attraverso un confronto diretto con il metodo Peer and Media Education. Si formano gli adulti entrano in colloquio con i giovani stessi riconoscono dei loro rappresentanti e poi parlano fra di loro intervenendo sul problema. Questo partirà fra poco perché abbiamo già fatto l'inizio del procedimento attraverso, con l'aiuto diciamo di due associazioni, la Salus Mundi e Acquanova, che si è resa disponibile. Per quanto riguarda invece noi come comune, abbiamo all'entrata della legge abbiamo individuato all'interno del territorio comunale i luoghi sensibili evidenziando quelli della regione e abbiamo fatto una mappatura. Io ho delle mappe, consigliera, già fatte che se lei vuole gliele faccio vedere, includono tutti i luoghi sensibili dettati dalla regione e si vede quanta città è coperta dai luoghi sensibili. È un lavoro meticoloso e di precisione fatto appunto per individuare, mappare diciamo la città. Poi abbiamo fatto proprio l'elenco dei pubblici esercizi e abbiamo mappato tutta la città, nel senso che abbiamo l'elenco di tutti gli esercizi che hanno in sé la possibilità di erogare questo gioco. Abbiamo un lavoro molto importante, preciso e meticoloso, perché dall'8 gennaio noi dobbiamo sapere chi è l'esercizio, quante macchinette ha dentro, quanti tipi di gioco ha, perché dall'8 gennaio non si può più aumentare gli strumenti
e non si possono aprirne dei nuovi. Quindi per poter fare questo bisognava sapere quanti ne avevamo in città. E dall'8 gennaio fino adesso abbiamo già mappato la città in questo senso e sappiamo tutto. Problema è come fare a controllare, perché con il corpo dei vigili abbiamo anche nelle varie riunioni che abbiamo fatto abbiamo detto c'è un problema di controllo, quindi abbiamo formalizzato un sistema doppio che è quello dell'informazione tramite l'Agenzia dei Monopoli dello Stato, che ogni sei mesi ci dia l'informazione se ci sono state nuove richieste di apertura, e i vigili che vanno a controllare caso per caso, perché non è da poco conto andare a controllare il luogo, la grandezza e il numero degli strumenti. Poi abbiamo pensato come premiare. Secondo me abbiamo tentato di valutare se dal punto di vista amministrativo potevamo incentivare gli esercenti a liberarsi da queste macchine, e la capacità che noi potevamo dare a loro non era assolutamente concorrenziale con il guadagno che questi strumenti gli dava. Per cui anche minimi interventi sarebbero stati poco allettanti e poco produttivi. Il pensiero è quello di andare verso una morale, di andare verso una cognizione di causa forte e dire, far capire alla gente che in questo bar si può bere un caffè senza la macchinetta e ci può stare seduti senza che ci siano queste strutture. Quindi gli esercizi che sono senza questi strumenti verranno in qualche modo premiati o pubblicati sul nostro sito o nelle more che la Regione approvi il suo logo di slot free FUG, noi a Pordenone possiamo anche prevedere un nostro logo di Pordenone che vada applicato fuori gli esercizi e che si dica questo è un esercizio dove non ci sono le macchinette, per cui uno è libero di scegliere se andarsi a prendere il caffè lì o no. Il problema della sala che si è aperta. È proprio detto prima, l'8 gennaio la situazione cut-off. La richiesta è stata è di competenza della questura, secondo l'articolo 88 del TULPS, e è stata data prima di quanto fosse avvenuto con i decreti attuativi. Per cui questo esercizio si trova in essere quando i decreti attuativi sono stati emanati. Noi ci troviamo a dover accettare questa situazione. Diverso è il concetto di Genova e della Liguria, che dice, a rischio naturalmente di ricorsi, TAR e di tribunale, perché non è così facile, voi avete 5 anni, la concessione dura 5 anni, se in questi 5 anni voi non vi mettete in regola coi 300 metri che dice Genova, se no io non vi rinnovo l'accordo, l'accreditamento, quella cosa lì. Allora qua la situazione è diversa, ma la Regione Liguria ha avuto già delle sentenze, ha avuto già dei problemi di ricorso, eccetera. La Regione Friuli-Venezia Giulia ha fatto invece una scelta più moderata, più pacata, scegliendo quello che gli indirizzi nazionali ed europei dicevano. Mi sembra di essere stato chiaro. Aspetti che c'ho l'ultimo appunto. No, gliel'ho detto. Quindi c'è un ufficio di collegamento composto da azienda sanitaria, comune, con soprattutto i vigili urbani e anche in collegamento con la questura, per far capire anche al questore che le nuove norme della legge regionale devono essere rispettate. Grazie assessore. Prego consigliera se vuole dichiarare la sua soddisfazione. Prego.
Grazie Presidente, ringrazio l'Assessore per l'articolata risposta, e anche se ha insomma in qualche modo riassunto un po' quello che ci siamo anche già detti, credo, precedentemente in un incontro qui in occasione di una commissione che c'è stata. Ma allora, partiamo dalle origini, nel senso che intanto la Regione Friuli Venezia Giulia ha fatto una legge, a mio modo di vedere, come dice l'assessore, moderata. Io la definisco debole e poco coraggiosa, tant'è che ho depositato una modifica, un PDL, un progetto di legge per modificare sostanzialmente questo, perché, come giustamente diceva lei, assessore, ci sarà un qualche rischio, però se noi non andiamo ad intervenire su quella che è, come dire, su quello che è lo status quo, non andiamo da nessuna parte. E dico e faccio il primo passaggio, ovvero l'apertura di quella sala il mese di agosto, fatta correttamente, è avvenuta dopo l'approvazione della legge. Su questo avevo fatto un'interrogazione anche in Regione, perché non mi spiegavo il perché, poi ho visto. Il problema è che da quando si è approvata la legge a quando si sono fatti i regolamenti attuativi sono passati 10 mesi, perché la legge è di febbraio, mi pare, dell'anno scorso, se ben ricordo. E quindi siamo arrivati lunghi e fuori tempo. E nel frattempo, appunto, tra queste maglie larghe di questa normativa si sono inseriti coloro che avevano l'intenzione di farlo, e credo che questo non sia una situazione corretta, ma non tanto perché a me e a lei o a qualcun altro non piacciono queste cose, ma perché parlavamo inizialmente di un problema di carattere sociale, poi, no? Insomma, che si viene a creare. Quello che ha fatto, e questo è un primo aspetto, quello che ha fatto il Comune di Pordenone, va bene, nulla da dire. Lei però prima, se ho ben capito, ha fatto un passaggio dicendo che il Comune ha la competenza di individuare i luoghi sensibili, che ha individuato in quelli che ha identificato la Regione. Il Comune però, e quindi questo, ha mappato, ha detto ok, fotografiamo. Allora, rifaccio un passo indietro, la modifica della normativa regionale deve prevedere un termine, così come ha fatto un'altra regione, lei citava la Liguria, magari non dei 300 metri, dei 500 metri, magari non dei 3 anni, dei 5 anni di adeguamento. Il Comune però nel frattempo, perché altrimenti secondo me siamo poco incisivi su questo aspetto, ha la possibilità di fare qualcosa. E il Comune di Padova, che non è il più bravo comune del mondo, ma è un comune come tanti altri, ha messo una regolamentazione stringente, quella degli orari. E questo si può fare, anche perché è vero che c'era stata una impugnativa, ma è altrettanto vero che c'è stata una sentenza definitiva che ha messo la pietra tombale sul fatto che si possono regolamentare gli orari. E questa ordinanza del sindaco, mi tocca fare anche pubblicità alla Lega, Riccardo, com'è sta roba, adesso che non sono più in Lega. E questa ordinanza del sindaco Bitonci fissa l'orario degli esercizi delle sale gioco dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22, tutti i giorni compresi i festivi. Ecco, questo secondo me non è sicuramente un documento risolutivo del problema, ma poiché noi non ne abbiamo, e l'abbiamo visto, la Regione è stata prudente, debole dico io da quel punto di vista, il Comune esegue i compiti che può eseguire, faccia in qualche modo un'iniziativa di questo genere, metta alla prova, esiste già un provvedimento, sono già stati fatti i ricorsi, hanno già perso perché non è possibile accertare, dice qui il TAR, una riduzione dei profitti dovuta al provvedimento. Nel frattempo aveva sospeso per 8 sale, ma poi alla fine della fiera non è stato provato, e quindi io credo che questo, o quello che volete voi, perché io, come dire, non ho una grande fantasia e nemmeno una grande immaginazione su queste cose, credo che però questo
mi piacerebbe che almeno l'amministrazione valutasse la possibilità, se è d'accordo e se veramente pensa che questa sia una piaga sociale, di intraprendere questa strada. Grazie. Grazie consigliera. Bene, l'ora dedicata alle interrogazioni l'abbiamo esaurita. Voglio ricordare ai consiglieri che domani c'è la commissione capigruppo per un refuso. Nell'avviso era stata indicata la data del 10, poi nella convocazione allegata è correttamente indicato il 17. Perciò domani alle ore 18, e 18 ci sarà la commissione capigruppo. Sì, conferenza. Bene, passiamo allora alla mozione. Riprendiamo la discussione della mozione numero 1/2015, che è iniziata nella seduta del 29 febbraio 2015 e avente per oggetto sul mantenimento dell'ufficio territoriale del governo prefettura nella provincia di Pordenone. Proponente consigliere Dalmas, De Bortoli, Lo Perfido, Ribetti, Piccinato, Cabibbo, Peresson, Piccin, Giannelli, Tavella, Pedicini. Allora, vediamo un attimo. Allora, io adesso chiamerò i nomi di chi si era iscritto a parlare, se per cortesia può prenotarsi quando lo chiamo. Allora, erano rimasti iscritti per il primo intervento i consiglieri Freschi. Grazie. Salvador. Cardin. Cabibbo. Piccinato. Del Santo non c'è. Passoni. Ribetti. De Bortoli non c'è. Giannelli. Signora, scusi, prenoto. Bene, allora do la parola al primo intervento. Consigliere Freschi, prego, consigliere. Grazie. Grazie Presidente. Però prima della parola al sottoscritto volevo chiedere, Presidente, se rispetto alla mozione trattata il 9 febbraio ci sono degli aggiornamenti, perché mi pare che quanto ha detto il Sindaco, per cui chiedo eventualmente di fermare il tempo, quanto ha detto il Sindaco in quell'occasione faceva riferimento a una lettera al Ministro Alfano, se non ricordo male, in qualità di sindaco e di presidente della provincia, e poi si faceva riferimento ad un'assemblea dei sindaci. Ecco, io prima di iniziare questo intervento gradirei capire se ci sono stati degli aggiornamenti riguardo quei due passaggi, perché possono essere utili alla discussione. Se invece aggiornamenti non ce ne sono, parto, anche se un po' a freddo rispetto non al clima del Consiglio di questa sera, che mi è parso anche troppo caldo, ma a freddo rispetto alla discussione a cui avevamo dato inizio. Va bene, grazie consigliere. Do la parola al signor Sindaco per gli aggiornamenti, se ce ne sono stati. Grazie. Gli aggiornamenti sono diversi, in realtà, perché a fronte della lettera che è stata inviata al Ministro Alfano noi non abbiamo ricevuto alcuna risposta al momento. Sicuramente lo potremo sollecitare a fronte di quello che è successo. A livello di Consiglio provinciale è stata presentata una mozione che è stata proprio sullo stesso argomento e sull'importanza di mantenere la prefettura come, non solo come prefettura, ma come esattamente quello che è scritto nella mozione, con l'importanza di avere questo tipo di istituzione nella nostra città. Questa mozione è stata approvata dal Consiglio provinciale e la stessa è stata ridiscussa, diciamo ad una distanza di tempo di circa 2 settimane, nella prima assemblea dei sindaci della provincia, secondo il nuovo regolamento. E anche in quella sede è stata votata a larghissima maggioranza, alcuni astenuti è vero, ma a larghissima maggioranza, per ribadire alla fine lo stesso concetto, l'adesione ad una mozione che prevedeva di fatto azioni a supporto da parte della provincia e in generale da parte di tutte le rimanenti istituzioni a supporto del fatto che la prefettura non venisse chiusa. La discussione c'è stata
la scorsa settimana, scusate, lo scorso venerdì in provincia con tutti i sindaci, ha ribadito quindi che anche un'assemblea così importante, era la prima volta che alla fine ci si riuniva in quella veste, ed è stato ribadito, forse ci si riuniva, la prima volta in assoluto che si riunivano tutti i sindaci, anche se non è proprio vero perché l'assemblea d'area vasta aveva già costituito un esempio, ma diciamo politicamente questa assemblea ha un peso molto importante dal punto di vista identitario del nostro territorio. Anche lì questa mozione è stata discussa e approvata a larga maggioranza. Quindi diciamo, da un punto di vista della pressione politica, visto i mandati che sono stati dati, sicuramente adesso le azioni possono essere più forti sia a livello regionale che a livello nazionale. Grazie signor Sindaco. Potete dare, sì, grazie, la parola al consigliere Freschi. Bene. Bene, signor Sindaco, la ringrazio, era d'obbligo questo aggiornamento perché anche per entrare nel merito della mozione. Allora io mi permetto semplicemente di fare una rapidissima carrellata di quella che è stata la discussione l'altra volta, dopo la presentazione del consigliere Dalmas, al quale non occorre aggiungere altro perché in pratica ha illustrato la mozione, se non integrandola con un passaggio sulla mancanza di identità della città. Poi c'è stata la sua presentazione, signor Sindaco, che è stata direi interessante e anche esaustiva per alcuni aspetti, a parte l'impegno della richiesta al Ministero per la permanenza della Prefettura, lei poi è entrato nel merito di una serie di aspetti e di istituzioni che in qualche modo debbono far capo a questo territorio, e le andate anche ad elencare come ha toccato il problema di un'industria, ha toccato il problema degli artigiani, quello della Camera di Commercio e ultimo ma non ultimo quella dell'Università. Poi c'è stata un'illustrazione alla mozione, a un emendamento alla mozione da parte del consigliere Bianchini, nel senso di andare verso un rafforzamento della mozione così come era stata presentata, con delle precisazioni. Poi c'è stato un passaggio del consigliere Martino che ha in qualche modo messo in luce quelli che sono i compiti e soprattutto i compiti di prevenzione che la Prefettura sta svolgendo nel territorio, per cui compiti importanti e che vanno salvaguardati. Poi c'è stato un passaggio direi interessante da parte del consigliere Pedicini, il quale in qualche modo ha cercato di condividere un concetto, cioè quello del voler partecipare, consigliere Pedicini mi corregga se sbaglio, del voler partecipare a costruire un progetto futuro, al di là delle sensibilità che possono esserci in consiglio. E infine c'è stato l'intervento del consigliere Franchin, il quale ha detto che in pratica questa mozione dovrebbe cercare di far sintesi della politica di un territorio che sta attraversando forse la più grande crisi dal dopoguerra ad oggi, per cui entriamo in un periodo di ricostruzione. Ecco, io ho cercato un po' di fotografare quello che è stato il dibattito l'altra volta, perché cominciare un dibattito senza avere gli apporti e le premesse di coloro i quali ti hanno preceduto rischia di essere un qualcosa di monco, qualcosa di incompleto. Bene, io penso che in tempi non sospetti, cioè era il luglio del 2012, presentai in questo Consiglio una mozione che riguardava il discorso delle province. Regnava allora il governo Monti, il quale ridisegnò in qualche modo le geografie delle province sulla base dei chilometri territoriali e sulla base degli abitanti. In quel contesto la provincia di Pordenone sarebbe stata depennata sulla carta e automaticamente sarebbe diventata periferia dell'impero. Io posi quella mozione non con l'intento di salvaguardare a tutti i costi la provincia, pur essendone affezionato per certi aspetti,
perché ne ho seguito l'evolversi, ho seguito vari problemi, eccetera. Però non era quello il motivo. Il motivo era che all'interno di questo Consiglio si cominciasse un dibattito su quelli che erano i progetti, su quelle che erano le visioni di un territorio. Un territorio che qualche anno prima, sommessamente, così, tra le righe, in qualche modo aveva cominciato a perdere qualche pezzetto. Uno dei pezzetti più emblematici era stato quello della Banca d'Italia, della sede della Banca d'Italia, contenitore importante rimasto vuoto in centro città. E quello è stato il primo campanello d'allarme che ci ha fatto pensare che qualcosa stava cambiando. Però, come dicevo prima, non era un discorso sui contenitori, sull'ente provincia di per sé stesso, ma sul fatto di quale visione hanno i cittadini e hanno coloro i quali governano i cittadini di questo territorio, di questa città. Penso che quanto cercavo di dire con quella mozione, che poi ho dovuto ritirare nel 2014 perché è rimasta poverina lì, sonnolenta tra le righe degli ordini del giorno del Consiglio, e poi il testo era completamente cambiato, cioè nel senso che il deliberato non aveva più senso di stare in piedi perché la normativa era cambiata, abbiamo perso probabilmente un'occasione per discutere e ci troviamo questa sera a continuare la discussione del 9 a discutere su questo argomento. Ecco, io mi auguro che questo aspetto sia un passaggio coinvolgente. Le premesse di questo Consiglio di questa sera non lo davano come tale, ma io spero sempre, sono da questo punto di vista un uomo di speranze e spero sempre in un recupero. Spero che si possano serrare le fila e capire che davanti a un problema di questo genere si debba fare squadra, si debba fare quadrato, si debba avere tutti un unico obiettivo, che è quello della salvaguardia del nostro territorio e dei nostri cittadini. Io penso che la stampa, gli organi di informazione in questo periodo abbiano svolto un lavoro importante, se non altro perché ha permesso ai politici, se vogliono, di leggere quelle che sono le aspirazioni, quello che è il sentire da parte della gente, sia le TV locali, ma soprattutto mi soffermo su quello che è stata l'opera dei due giornali locali. Uno ha sviluppato un tema che andava sulle interviste dei cittadini, per cui ha cercato di mettere in piedi tutta una serie di opinioni che andavano dai VIP ma anche dal cittadino comune, a un altro che ha cercato di avviare una sottoscrizione per quelle che potevano essere i punti deboli di questo territorio e se in pratica i cittadini rispondevano. E penso che questo sia stato un segnale importante. Io faccio fatica però a parlare questa sera. Volete seguire l'intervento? Un po' che non sto bene, un po' che parlare, mi devo forzare. Però per cortesia, per rispetto nei confronti del consigliere, sono difficile. Prego, scusa. Grazie. Per cui parto proprio da queste considerazioni perché portano alla luce una serie di aspetti. Questo territorio ha voglia di partecipare, questo territorio ha voglia di essere presente, questo territorio ha voglia di essere protagonista. Allora mi chiedo, se ci sono questi desiderata da parte del territorio, cos'è che sta facendo la politica per interpretarli? Ecco, io penso che su questo ci debba essere un serio e approfondito ragionamento, non dico dibattito perché forse ne facciamo anche troppi, ma un ragionamento, certamente una riflessione ci deve essere. Lei, signor Sindaco, nella sua introduzione l'altra volta, io penso che abbia aperto una partita che secondo il mio modo di vedere va sotto la voce negoziato. Negoziato con le altre forze che sono presenti in questo nostro territorio regionale. Un negoziato che si basa sul fatto di dire noi siamo qualcosa, su questo qualcosa ci identifichiamo, sui nostri progetti siamo forti e su questi progetti noi vogliamo contare. Lei ha citato alcune sedi di associazioni, mi va benissimo che ci sia questo, su questo dobbiamo aprire un negoziato, come dicevo prima, nel senso che dobbiamo capire se la Camera di Commercio va in un posto piuttosto che in un altro, ma non sulla base del fatto che il politico forte di turno la vuole in quel posto,
che rimanga in quel posto piuttosto che in un altro, ma sul fatto che quell'ente è in grado di creare progettualità. Se un'industria in questo territorio è forte, perché c'è una tradizione forte dal punto di vista economico, dal punto di vista industriale, è giusto che giochi la sua partita. È giusto che giochi la sua partita la Camera di Commercio, è giusto che giochino la loro partita le varie categorie. Però una domanda mi pongo, anche nell'ambito delle forze dell'ordine, questa provincia ha avuto le sedi delle forze dell'ordine sul fatto di essere stata provincia, altrimenti non le avrebbe avute, sarebbe stata una succursale di altri. Mi chiedo, è possibile spendere quasi 10 milioni di euro per la caserma di Carabinieri, tenere vincolato il patto di stabilità di questo comune per 3 anni e poi magari ci troviamo che la caserma di Carabinieri di Pordenone è periferia di qualche altra città? Punto di domanda. Su questo siamo disponibili, come stiamo facendo per la prefettura, a fare un ragionamento tutti insieme in cui diciamo riconosciamo che il punto A è forte, va riconosciuto questo territorio, il punto B potrebbe essere di qualcun altro, perché se ragioniamo in un'ottica policentrica, una regione da 1.200.000 abitanti dovrebbe ragionare in quest'ottica, che va anche per il piano della sanità, per quelle che sono le eccellenze da una parte, oppure dall'altra, no, vabbè, vedo che il tempo no, ormai... le do un minuto in più perché... Sì, ok, per cui cito il CROSS semplicemente come punto di riferimento, che non va messo assolutamente in discussione, ma va rafforzato e su questo ci va spesa forza, energie e risorse. E per ultimo, visto che non ho altro tempo, ma avrei una decina di punti ancora da sviluppare, ma non riesco, ma per ultimo tocco il punto dell'università. Io penso che nel 1977, all'indomani del terremoto, quando si decise che in Friuli prima andavano costruite le fabbriche, poi le case, poi le chiese, in mezzo ci si mise un ragionamento. Fu allora il senatore Giust che portò questo ragionamento all'attenzione di questa regione. Ed era, si ricostruisce un territorio se lo ricostruiamo dal punto di vista culturale, dal punto di vista formativo, dal punto di vista della crescita, non solo diciamo sociale, ma anche dal punto di vista della crescita anche tecnologica. E solo l'università può portare a questo. Allora, chiudo perché il tempo ormai è finito, ma mi chiedo, è possibile che in questa regione si stia discutendo per un dipartimento a Pordenone quando ci sono 2 sedi universitarie che a mio avviso non hanno ragione di esistere? Basterebbe un'unica università policentrica nel territorio e avremmo risolto il problema. Io capisco che tocco sensibilità di parte, campanile, eccetera, ma l'università non era l'università di Udine. Quando è nata era l'università del Friuli. E quando dico Friuli, fino a quella contraria, ci siamo dentro anche noi. Ecco, mi fermo qui, avrei altri argomenti da sviluppare, casomai nella replica, se ci sarà tempo. Grazie. No, non ci sono. No, l'intervento è unico. Emozione, c'è solo dichiarazione di voto. Sì, dichiarazione di voto. Sì, va bene. Grazie, consigliere. Consigliere Salvador, prego. Grazie, Presidente. Ringrazio il consigliere, il collega Freschi, che ha fatto... un riassunto della precedente, io francamente non ricordavo tutti i passaggi, tutti gli interventi. Lo ringrazio, gli vengo anche dietro sulle questioni poste nel suo intervento, ovvero sulla riorganizzazione di questo territorio per quanto riguarda il futuro. In questo ricordo dell'ultimo dibattito, il 9 di febbraio, lo ricordo perché l'ho condiviso punto per punto, erano i valori che aveva espresso per questo territorio da parte del sindaco Claudio Pedrotti, il quale rivendicava, chiaramente in un'ottica riformista, perché non dimentichiamo che tutto questi cambiamenti che stanno per avvenire nel nostro territorio non riguardano solo il nostro territorio pordenonese, ma riguardano l'intero paese Italia. E chiaramente o ci mettiamo in un'ottica riformista tutti quanti, tra l'altro è che una questione riformista portata avanti dalla nostra componente politica anche a livello nazionale, quindi non dimentichiamo questo passaggio. Certo è che questo territorio non deve ovviamente e deve rivendicare le sedi di alcune istituzioni che possono dettare il futuro di questa città e di quest'area vasta.
Un'azione riformista chiaramente non deve perdere la prospettiva territoriale, perché nel territorio, sindaco, si programma lo sviluppo economico, nel territorio si gestisce la sicurezza del territorio, la coesione sociale e molte altre cose. Quindi qualsiasi azione riformista non deve perdere la prospettiva territoriale. Allora, se riforma significa chiudere le sedi pordenonesi e lasciare aperte le sedi udinesi, noi non dobbiamo essere d'accordo in questo. Se riformare un'industria significa chiudere la sede di Pordenone per lasciare aperta quella di Udine, noi non dobbiamo essere d'accordo. Se significa chiudere riforma, significa chiudere la Camera di Commercio di Pordenone e lasciare aperta quella di Udine, noi non dobbiamo essere d'accordo. Quello non è riforma, quello vuol dire depauperare il nostro territorio. Riforma è un'altra cosa, significa riprogrammare sul territorio le istituzioni che fanno programmazione, significa riformarle, e su questo, Roberto, sono d'accordo perfettamente con te. È chiaro però che la prefettura, se vuole in questo contesto essere il simbolo di un ragionamento della classe dirigente politica di un territorio per riformarsi e per pensare quali sono le nostre nuove vocazioni, sono d'accordo. È chiaro che la prefettura, l'abbiamo già detto in provincia dell'ultimo consiglio provinciale, non è che mi faccia innamorare a me, sì, è una cosa che la vedo proprio quasi ottocentesca, non è quello, però è vero che deve essere un punto di partenza. Perché non è il futuro la prefettura, certamente non è il futuro. Chiaro è che se quello significa perdere tutto il resto perché non siamo capaci di fare, come si dice, sistema per salvaguardare quello che a noi serve, allora il discorso va bene, quindi approviamo la mozione di Franco Dalmas. Però il futuro da che principio parti? Parti dal fatto che non è perché stiamo perdendo la prefettura o forse perderemo la prefettura e tutte le altre istituzioni che noi rischiamo il depauperamento. Il vero problema è che questo territorio non produce più ricchezza e sviluppo economico come lo faceva qualche anno fa. Allora, se noi pensiamo che fossero, a prescindere, quelle istituzioni presenti in questo territorio slegate dalla presenza e la capacità di questo territorio di fare ricchezza, ci stiamo sbagliando, perché la nostra capacità di dare servizi, che è poi quello che serve, deriva dal fatto, dalla nostra capacità di produrre ricchezza. In futuro più ricchezza saremo in grado di produrre, più forse servizi riusciremo a dare ai cittadini. Allora, se partiamo da questo, possiamo fare delle scelte, e le scelte le aveva indicate il sindaco l'altro giorno, sì, scusate, l'altro giorno, l'altro consiglio comunale il 9 di febbraio. Allora, prego. Quindi, ora, se partiamo da questo ragionamento, siamo in grado di fare delle scelte. E sono d'accordo con lui dire che questo territorio deve avere il coraggio di rivendicare alcune cose. L'industria, se deve esserci una sede unica, deve essere a Pordenone. L'agenzia del lavoro, se dovrà essere creata e strutturata in regione, Pordenone è adatta a ospitare l'agenzia del lavoro. Ammetto... Non c'è il consigliere, mi dispiace, il mio collega in provincia, cercavo lo perfido perché mi ha rimproverato la scorsa volta di aver dimenticato, perché anche loro nella loro parte politica questa idea l'avevano sostenuta. Chiaramente queste sono alcune degli asset che noi dobbiamo continuare a difendere, e una di quelle, è vero Roberto, è la università. Gli esempi in Italia di sedi universitarie dipartimentali divise in più province con una sede unica esistono in Piemonte, e non vedo perché non ce ne possa essere in una regione, perché se devono riformarsi si riformino loro a Trieste, si riformino la Udine e diano a questo territorio la capacità di avere un dipartimento o due dipartimenti in base ai loro territori, perché altrimenti significa accorpare tutto su una centrale, su una città metropolitana che gestisce tutto, e noi diventiamo poi un paese formato da 8-10 città metropolitane che si portano a casa qualsiasi cosa, mentre il territorio rimane cosa? Un dormitorio. Non credo che sia questa la prospettiva. Allora, se in questo ragionamento lo accettiamo, è chiaro che c'è una, come dire, non può essere esclusa la politica in tutto questo. Quella politica che serve appunto di programmazione. E questa riforma degli enti locali che la Regione sta portando avanti ci aiuta? Sì, ci può aiutare, se non ci perdiamo a ragionare sugli organigrammi delle UTI,
che francamente come discussione comincia a diventare un po' noiosa, e guardo l'assessore Mazzer e vorrei anche sollecitarlo su un ragionamento di novità, perché in questa riforma io credo che i termini di programmazione devono essere protagonisti i sindaci. I sindaci però in qualche modo devono essere rafforzati nella loro rappresentatività. Noi crediamo che questa riforma abbia un elemento di novità, che è il processo che di fusione dei comuni, perché è un argomento che nessuno sta toccando. Allora, nei dibattiti che facciamo tra le civiche ci rendiamo conto che nel territorio è, come dire, la paura e la preoccupazione maggiore è quella legata ai servizi. Forse come Pordenone la sentiamo meno, perché come servizi la nostra macchina amministrativa è già molto avanti e già proiettata nel futuro. Beh, allora, se ragioniamo con una UTI unica e i servizi lì, come dire, lì suddividiamo per i subambiti, forse un'UTI unica riesce anche a plasmare la bontà di alcuni servizi che alcune UTI o future UTI hanno in corpo, possono spalmare questa bontà nell'erogare gli servizi anche agli altri subambiti, quando è una diffusione più omogenea della bontà dei servizi. È anche vero che una UTI unica permetterebbe anche la gestione di quelle le famose ATO per l'acqua, per i rifiuti, ma anche per il gas in un futuro, in una maniera che la riforma non sta toccando, quindi un'UTI unica potrebbe gestire quella partita in maniera migliore. La UTI unica, a mio avviso, potrebbe gestire molto bene, programmare in maniera molto ragionata e condivisa il processo delle fusioni. La UTI unica servirebbe per fare quell'unica cosa che davvero riformerebbe questo territorio, che è la fusione dei comuni. Un'UTI unica, a nostro avviso, gestirebbe il passaggio delle fusioni in maniera migliore che 5 o 4 UTI siano. Quindi la politica deve ripensarsi, crediamo che siano baricentrici i sindaci, crediamo che il processo delle fusioni sia una delle riforme che i sindaci devono portare avanti, e da partire, non abbiamo paura, perché questo comune non si parla mai di fusioni, perché sembra quasi che poi noi dobbiamo annetterci altri territori, ma credo che se siamo leader di un ragionamento politico di questo territorio dovremmo essere i primi a portare avanti questo tipo di riforme, dovremmo anche essere i primi a ragionare su quali vocazioni noi dovremmo portare questo territorio. È industria, lavoro e formazione insieme alla salute sono i quattro asset che noi riteniamo fondamentali per il futuro di questa città e territorio. Grazie. Grazie consigliere, adesso la parola. Il consigliere Cabibbo, prego. Grazie presidente. Io francamente non volevo intervenire, mi sarei anche auspicato che su questa mozione non ci fosse una discussione così ampia, no? Nel senso che, sindaco, lei prima ha detto che comunque anche in consiglio provinciale o comunque nell'assemblea con i sindaci, sostanzialmente al di là poi dei termini utilizzati, è stata presa una decisione sostanzialmente che va nella direzione della mozione che abbiamo presentato. Anche l'emendamento proposto dagli altri gruppi consiliari di maggioranza non cambia i termini della questione, quindi mi chiedo perché l'amministrazione non abbia fatto propria la mozione, no? È un po' l'emblema di quello che è successo stasera, che onestamente è anche squalificante per chi in qualche modo cerca di rappresentare questa città all'interno di questo Consiglio. E cioè, voglio dire, noi stiamo qui a parlare di argomenti più o meno importanti, ma non riusciamo a produrre nulla di buono, onestamente. E nel senso che quello che si è verificato questa sera è stato un parlarsi addosso, il più delle volte anche dettato da una certa vanità personale, ma guardate che sia da una parte che dall'altra, qui non ci sono solo i politici, ma abbiamo veramente prodotto ben poco. Allora dico, va bene discutere, va bene il dibattito, eccetera, però questa era una mozione che andava accolta e che si sarebbe risolta veramente in pochi minuti. E questo Consiglio Comunale, quello che è accaduto questa sera, è veramente l'emblema di quello che sta attraversando la nostra città, purtroppo. Cioè,
abbiamo sotto tutti i profili una classe dirigente di politici, di imprenditori, di responsabili ai vari livelli che non è riuscita in passato e non riesce ad oggi a far fronte ad una decadenza sotto diversi profili, prima di tutto una decadenza economica, ma anche una decadenza di tipo culturale nel senso più ampio. La cancellazione della prefettura, e qui vengo all'argomento di questa mozione e del dibattito di questa sera, è appunto la punta dell'iceberg di un territorio che sempre di più viene declassato. E c'è una sensazione che si respira in modo palpabile in questa città di Pordenone, e non è un'atmosfera che si respira in altre città vicine a noi, penso Treviso, penso ad altre realtà simili alla nostra, che è un po' un porto delle nebbie, dove sostanzialmente siamo spettatori della nostra vita, cioè non riusciamo ad essere incisivi. E qui veramente la maggioranza che sta amministrando questa città non può ignorare il fatto che sono 15 anni che sostanzialmente amministra questa città. Una riflessione su questo va fatta, sul fatto cioè che si stia mollando anche con una certa indifferenza. A questo ci aggiungiamo un altro fatto, cioè quello che abbiamo una maggioranza che governa a Pordenone, che governa in quello che resta della provincia, che governa in regione, che governa a livello nazionale. Allora, caro collega Salvador, cioè io capisco la lettera inviata al ministro Alfano, e qui permettetemi una battuta, perché forse anche tutta la bagarre di prima si sarebbe potuta concludere con una battuta, no? Come nella migliore tradizione politica, ma chiedo al sindaco se almeno la ricevuta di ritorno è tornata, perché poi a Roma lì noi siamo il porto delle nebbie, lì abbiamo altri tipi di situazione, no? Cioè, nel senso, voglio dire, avete la possibilità di avere dei canali diretti con le istituzioni, con chi prende le decisioni su questo? Avete la possibilità di avere un canale diretto per spiegare perché noi Pordenone ci teniamo come città, come capoluogo di provincia, a che la prefettura rimanga in questa città? Mi rendo anche conto, sindaco, che forse anche una telefonata al nostro presidente della regione a volte risulta difficile, impegnata com'è nei viaggi aerei su e giù da Roma e nelle partecipazioni alle varie trasmissioni televisive. Però forse sarebbe più incisivo rispetto ad una lettera al ministro Angelino Alfano. Su questo poi, questo clima, questo essere l'uno contro l'altro, come abbiamo assistito questa sera, certamente non aiuta. Tutte le forze in gioco devono collaborare, come hanno collaborato nel 1968 per istituire con appunto l'autonomia amministrativa la provincia di Pordenone. E quindi qui chiedo veramente alla maggioranza, a tutti i livelli, dal livello comunale in su, di coinvolgere le minoranze, i partiti e i gruppi di opposizione in questo processo che ci potrebbe portare fuori da questa situazione di stagnazione. Manca il coraggio, mancano delle scelte coraggiose, manca la possibilità di andare fino in fondo al di là delle segreterie dei partiti, e lo dico anche per quanto riguarda la mia parte politica. Sappiamo quale occasione abbiamo perso con il nuovo ospedale di Pordenone, che si è arenato solamente per una questione di mera campagna elettorale. Sappiamo che ci sono giovani imprenditori che fanno innovazione sul territorio, che però sono inascoltati e che non sono supportati. Pordenone si è distinta nel corso della sua storia, soprattutto nel secondo dopoguerra, per essere una città innovativa, per essere una città che è stata il motore di questa regione. Ebbene, il motore si è inceppato. Si è inceppato sicuramente l'economia, ma qui
È chiaro che un'amministrazione comunale non può risolvere tutti i problemi, nessuno può essere così ingenuo o così demagogico da sostenere qualcosa di simile, ma è anche vero che alcune azioni, anche nel fornire dei servizi a livello sociale alle famiglie, si potevano fare in tempi non sospetti o le prime avvisaglie della crisi, ma non sono state fatte e quindi la situazione è quella che ci ritroviamo. Perché è importante la prefettura a Pordenone? La prefettura a Pordenone è importante perché è la presenza dell'ufficio territoriale del governo sul territorio, perché dalla presenza della prefettura qui a Pordenone discende poi, appunto, come è stato più volte ripetuto, la presenza anche del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, la Questura e tutta una serie di servizi. Storicamente Pordenone è cresciuta e ha fatto un salto di vera e propria qualità, anche culturale, proprio nel momento in cui si è passati da una vocazione prevalentemente industriale anche allo sviluppo del terziario. Vi do un dato che è emblematico ed è tratto da un bel libro che parla della storia di Pordenone e della sua provincia partendo dai dati demografici ed economici pubblicato dalla società di mutuo soccorso, dalla società operaia di mutuo soccorso, dove si evidenzia questo dato. Negli anni 70, quindi boom economico, negli anni 60 le industrie Zanussi, Scala, Locatelli, Savio e quant'altro, ma negli anni 70, in particolare dal 71 all'81, il numero di posti nel settore del terziario ha avuto un'esplosione, pensate, da 4.300 circa impiegati in questo settore si è passati a 25.700, parliamo della provincia, appunto nel settore terziario. Cioè mentre nel 1971 nella pubblica amministrazione c'erano 193 addetti, 193 in tutta la provincia nel 71, nel 1981 erano 2.885. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che cresce anche una dimensione culturale. Il settore terziario è fondamentale, non possiamo pensare di sostenere un'economia nel mondo di oggi solamente con l'industria e con un certo tipo di, industria. Ecco quindi che diventa fondamentale difendere non soltanto le istituzioni, ma anche i posti di lavoro che in questa città sono certamente determinanti e che questa città hanno fatto appunto crescere negli ultimi decenni. Pensate che mentre nel 1951 gli addetti ai servizi erano il 7,7% del totale dei posti di lavoro, nel 2001 erano il 36,8%. Questo vuol dire che c'è stata sicuramente un cambiamento e che questo cambiamento ovviamente non può in questo momento fermarsi. Non solo, ma la prefettura è baluardo di un territorio. Concludo, Presidente, mi scuso. La prefettura è baluardo di un territorio. Noi abbiamo la base USAF tra le più grandi d'Europa. Abbiamo già perso nel Friuli occidentali 20.000 posti di lavoro. E abbiamo bisogno di presidi anche per garantire sicurezza e per garantire servizi ai cittadini. Mi immagino che chi poi dovrà rinnovare il passaporto dovrà farlo a Udine, chi dovrà andare a riprendere la patente dopo una sospensione dovrà farlo a Udine. Allora, questa mozione la sosteniamo tutti convintamente, che sia anche la prima occasione per invertire questa tendenza e per lavorare veramente tutti assieme per il bene di questa città, evitando davvero per il futuro scenate indegne come quelle di questa sera. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Piccinato, prego. Grazie Presidente. Inizio con una nota. Come ben sapete, la Lega non è certamente entusiasta della struttura delle prefetture. Vogliamo proprio abolirle. Tutte, esattamente. Adesso spiego un attimo la posizione, perché
Non è che facciamo un dietro front rispetto a una nostra opinione, nel senso che la prefettura va cancellata come struttura in sé, ma non le funzioni che svolge nel territorio, che vanno assolutamente accorpate a quelle che sono le questure. E sicuramente non possiamo avere una diminuzione della sicurezza nel territorio, dei presidi di sicurezza delle forze dell'ordine. Questo è automaticamente contrario ai nostri principi, perché noi, soprattutto in questo momento, vogliamo e abbiamo bisogno di un territorio che risponda concretamente per la sicurezza dei cittadini. E certo, andare a perdere le tutele che garantisce in questo momento la prefettura non ci comoda. Certo è che la prefettura in sé è un costo che costa 500 milioni di euro l'anno ai cittadini italiani, ma deve essere fatto dall'alto, organicamente si devono trasferire le funzioni delle prefetture. Ecco che non può essere ad hoc solo a Pordenone attraverso una schifezza che viene fatta adesso, e la perde Pordenone, perde tutte le funzioni e la sicurezza sociale che garantisce non la prefettura in sé, ma le funzioni della prefettura. Ecco che per questo bisogna assolutamente far sì che ci sia un movimento dall'alto che cambi questo tipo di struttura. Allora, guardiamo avanti, diciamo, le prefetture non sono più uno strumento utile nei confronti del governo del territorio, trasferiamo le funzioni che servono alle questure e le facciamo superare in questo modo, ma non abolirle, cancellarle in maniera brutale perdendo tutte le funzioni. E dirò di più, la volontà di firmare questo ordine del giorno, questa che poi è la mozione, è stata data dalla repentina perdita delle funzioni del nostro territorio, in quanto appunto stiamo veramente rischiando di regredire in maniera repentina, non solo progredire. E quindi la firma è stata dovuta al fatto anche che abbiamo in un qualche modo voluto aprire il dibattito in maniera più ampia, non solo sulla prefettura in sé, ma su tutte anche le altre perdite di funzioni che sta rischiando la nostra provincia. Quindi non solo la città di Pordenone, come può essere la Camera di Commercio, l'ospedale, l'università o altre strutture sanitarie, la stessa fiera che rischia, insomma il servizio postale a Pordenone e in provincia. Stiamo veramente rischiando che l'intera struttura della città e della provincia vengano a mancare, non ultima ma meno importante la provincia stessa, l'ente provincia. Ecco che in questo si pone in mezzo al dibattito riguardante le UTI, che sono dal mio punto di vista una schifezza bella e buona, questa riforma che sta facendo solo danni e casino e non sta andando a quello che è il cuore dei problemi. Io mi prendo insomma la mia posizione personale rispetto anche a quelle che sono le prospettive poi delle UTI, che sono anche le fusioni dei comuni, che dal mio punto di vista per la maggior parte dei casi sono delle schifezze anche queste, perché si va a togliere quella che è l'identità di una cittadinanza, l'identità storica dei luoghi, l'identità veramente di un paesaggio, di un territorio. Oltre che alla fine, in poco tempo, rimangiarsi tutti i vantaggi economici che inizialmente avvengono, e se andate a vedere nei processi dove questo tipo di ipotesi viene sviluppata, dopo poco tempo i cittadini pagano più di prima. Perché? Perché ogni volta che si sale di livello, di grado, nelle strutture burocratiche, si va a elefantizzare i costi e ci sono sempre più funzioni che si inseriscono, che si incastrano, e vuoi o non vuoi c'è sempre qualcuno che aumenta, per così dire, lasciando un termine un po' buonista, il costo, ma mi fermo qui, ma avete capito cosa intendo. E quindi il cittadino, oltre che avere il comune molto più distante e quindi spendere anche di più in tempo e in benzina, e il tempo è denaro, lo ricordo, si ritrova in una situazione dove
anche il suo stesso territorio, la sua stessa casa, vuoi o non vuoi, viene a perdere gran parte del valore perché non è più magari all'interno di un comune di cui aveva riferimento, perché magari prima aveva il municipio a 200 metri, adesso non c'è più il municipio e il comune si è fuso ed è dall'altra parte. Quindi anche qui bisogna fare una seria riflessione, perché dal mio punto di vista, salvo qualche caso, si sta facendo un grave errore dal punto di vista sociale oltre che economico. Ma non solo, questo tipo di riforma sta veramente facendo scombussolare un po' gli animi, perché non se ne capisce davvero il senso in questo momento. Si va veramente a fare un'operazione che è deleteria. E quindi in merito al declassamento cosiddetto di Pordenone, è chiaro che qua deve esserci una risposta comune e, ripeto, la posizione della Lega è quella di abolire le prefetture, ma bisogna sicuramente dare un segnale che non è la prefettura in sé, ma è tutto il sistema che in un qualche modo vada tutelato. E io prendo l'emendamento che è stato portato dalla maggioranza e mi ci ritrovo, perché qui non si parla della prefettura in sé, ma sicuramente di tutto. E anzi, andrebbe addirittura modificato questo emendamento, perché dice che qua, praticamente, vabbè, salto, ed esperire ad ogni azione utile al mantenimento nel territorio delle peculiarità amministrative, istituzionali ed economiche. No, dobbiamo lavorare per potenziarle, non solo per mantenerle. Quindi ancora di più, questo qui è riduttivo, rimane riduttivo, anche se, detto questo, in questo momento penso che molti di noi faremo la firma per mantenere quello che c'è e non vederci espropriati di tutto come cittadini, che veramente sento le persone che ci dicono: ma Pordenone esiste ancora? Pordenone, siamo ancora una città o cosa succede? Va tutto, siamo in provincia di Udine, anche i TG stanno facendo adesso che Pordenone in provincia di Udine, non vorrei mai che ci sia anche questo tra poco, perché manca che poi diventi provincia di Trieste e abbiamo completato tutto. Ma Trieste è lontana, come ci insegna appunto qualcuno qui. Allora, la mia paura personale è che ci si spogli di tutto meno che della moschea, perché a quel punto allora davvero completiamo il quadro. Ah, non è una moschea, è un centro culturale. Ma si è tolto i calzini, sindaco? Non era una moschea, non ho capito, insomma, comunque non si meraviglia, ok, non l'ironia al sottile il sindaco non l'ha capita. Comunque, Pordenone, condivido tanti dei discorsi che sono stati fatti in questa sala, Pordenone deve rimanere centrale, Pordenone deve sicuramente rivedere il proprio assetto, ma appunto le riforme non devono essere tagli, devono essere miglioramenti, devono essere strutture che veramente possano portare un godimento al territorio Pordenone e non un semplice taglio togliendo ospedali, togliendo sanità, togliendo strutture economiche, togliendo servizi di tutela della sicurezza, togliendo forze dell'ordine, togliendo servizi postali. Non può essere questa una riforma, anche perché lo sappiamo tutti, non nel lungo periodo, ma nel medio periodo si paga tutti di più per avere di meno. Quindi io invito calorosamente tutti a sostenere questo tipo di battaglie, ma con convinzione, non pensare solo ad altre battaglie che nulla c'entrano coi pordenonesi. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Passoni, prego. Grazie Presidente. Prima di dire due parole su questa mozione, che mi pare che ci stiamo apprestando giustamente ad approvare all'unanimità con quella proposta di emendamento che ha fatto anche la maggioranza, e ringrazio qui anche i colleghi della minoranza che l'hanno presentata relativamente alla mozione, devo riconoscere che anch'io ho avuto un forte disagio, un po' quello che ha espresso il collega Franchin prima, perché effettivamente non bisogna mai superare un certo limite e purtroppo
Ribetti ultimamente ha questa tendenza. E io spero, anche per esempio in questa discussione, non lo vedo in aula, cioè questa è una discussione importante, tra l'altro le minoranze hanno chiesto giustamente la convocazione di un consiglio comunale per concludere la discussione e ad approvare questa mozione, e su questo discorso abbastanza serio, credo, non c'è in aula, invece sulle sceneggiate si diverte e offende quest'Aula e anche un'autorità come il sindaco. Io penso che questa è una cosa che io spero che Ribetti capisca e non compia più. Certo, poi forse la reazione del collega e amico Bianchini forse è stata un po' esagerata, lo dico così amichevolmente, anche perché il Presidente aveva richiamato formalmente il consigliere a non avere questi atteggiamenti che offendono l'Aula e il Sindaco. Quindi un richiamo c'era e quindi certo avremmo gradito le scuse e queste io spero che verranno, adesso non c'è, quando c'è la discussione seria non c'è, e voglio sottolinearlo perché insomma Ribetti non può comportarsi in questi termini. Mi dispiace perché lo considero comunque un collega amico, un bravo ragazzo, che però ogni tanto veramente poi produce un clima negativo che penso i cittadini non giudicheranno positivamente. Detto questo, ritornando alla mozione, io penso che sia corretto questo richiamo deliberativo, anche se questo sottintende, è chiaro, una paura del rischio di perdere le istituzioni importanti, anche se il disegno di legge in discussione in Parlamento parla di riorganizzazione degli uffici territoriali, dei servizi uffici territoriali statuali, e quindi questa è una discussione che definirà tante cose, no? Definirà le modalità con le quali alcuni territori magari perderanno o comunque forse perderanno l'addizione prefettura, ma che comunque necessariamente dovranno mantenere, perché credo che nessuno si nasconda rispetto a questo, che lo Stato non è che può garantire la Costituzione solo in alcuni territori e in altri no, mi pare evidente questo, quindi io penso che nella discussione che verrà fatta in Parlamento, ma noi in previsione di questa è una forma di paura che abbiamo, ma dobbiamo trasformarla in un discorso invece un po' più capace di anche raccogliere queste sollecitazioni che derivano dal fatto che sono accadute alcune cose in questi anni. Mi dispiace però che il collega Cabibbo faccia ricadere le colpe di una ristrutturazione e di una riforma dello Stato che ovviamente ha la necessità di ridurre i suoi costi, no? Perché parliamo tanto di detassare, di ridurre i costi, la burocrazia, eccetera, però poi quando c'è un tentativo di riforma, certo, poi le riforme devono essere fatte bene, e questo siamo d'accordo, però non è che possiamo arretrare, dobbiamo essere capaci di accettare questa sfida e rilanciarla in tutto il territorio della nostra regione, perché è chiaro che il discorso che è stato fatto prima anche dal collega Salvador è evidente, cioè non è che noi rinunciamo alla provincia mentre altre province non lo faranno, no, o così la prefettura e così via, mi pare evidente questa cosa, questa è una riforma che interesserà tutti i territori e certamente non potrà essere iniqua o diseguale rispetto ad altri, e questa è la cosa importante, noi dobbiamo accettare questa sfida, e in questo senso io non so se l'unità territoriale unica possa rispondere a questo rischio. Certo, la legge di riforma degli enti locali non prevede una personalità giuridica per i subambiti territoriali che sono designati in quel senso, e lo dicono in molti, positivamente per quanto riguarda almeno i servizi socioassistenziali. Se questa cosa ci fosse, l'ambito territoriale unico potrebbe essere una cosa buona.
Non essendoci questo, io non so se questa proposta possa andare avanti. Comunque, questo è un ragionamento, fa parte appunto di una discussione che ci deve sentire, avere il coraggio, perché chiaramente le cose così come stanno, lo sanno tutti, i costi sono elevati, per cui tutte queste riforme sono, diciamo, nello spirito per cercare di riorganizzare i servizi, ma per quindi abbattere i costi, perché l'esigenza di questo Paese e quindi anche del nostro territorio è di essere diciamo, dinamico, competitivo, come è sempre stato. Del resto la provincia, che qui vorrei ricordare, viene istituita proprio sull'onda di una grande espansione economica di questo territorio. Voglio ricordare la Zanussi, Locotelli, la Savio, che hanno dato impulso anche alla politica, che ha risposto, e devo dire che quel grande risultato del 68 è stata una grande conquista. Oggi ci ritroviamo in altre condizioni economiche e sociali, per cui dobbiamo ripensare questo strumento. Diventa un ente di secondo grado. Non credo che questo ci debba... Noi sfidiamo gli altri territori della regione, perché anche loro saranno prima o poi costretti a fare questa riflessione e questo ragionamento. Può darsi che noi, che lo facciamo prima, siamo avvantaggiati. L'importante è che questo avvenga, quindi mantenendo comunque una riforma che sia in grado di garantire comunque servizi più efficienti, e del resto è nello spirito di questo disegno di legge anche statuale. Facendo una distinzione, perché è chiaro che nel nostro emendamento parliamo di istituzioni, di amministrazioni e quindi anche di istituzioni economiche, facendo riferimento all'Unindustria, agli industriali, alla Camera di Commercio e alle fiere. È importante distinguere però che qui stiamo parlando di prefettura, quindi un ufficio territoriale del governo, e penso che questo debba essere una cosa che non bisogna sottovalutare. Io spero che ci sia lo spazio, ma una cosa sono gli ambiti diciamo, che si riferiscono allo Stato, altro sono quello che sì, abbiamo detto prima. Per cui l'invito è a non aver troppa paura, a mantenere quello spirito diciamo, di coraggio che ha avuto questo territorio in tutte le varie fasi economiche e sociali. Per cui noi non dobbiamo anzi cercare di rivendicare agli altri la stessa cosa, cioè di essere capaci di accettare queste riforme con i dovuti aggiustamenti che ovviamente noi chiediamo. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Piccin, prego. Grazie presidente. Credo che nel dibattito si sia già detto tutto ciò che si doveva dire. Credo che sia una mozione che, così come era stata proposta dal primo firmatario dal MAS, così come viene emendata dai consiglieri qui capigruppo di maggioranza, sia assolutamente condivisibile e dovrebbe, come dire, cercare di manifestare tutta la forza di una città qui, di una provincia che non esiste più, a farsi in qualche modo rispettare. Ed è una storia vecchia questa, che più volte ho portato all'attenzione in questo Consiglio Comunale, mi dà persino fastidio ritornarmi a sentir parlare della stessa questione, però... Tant'è, siamo, come diceva giustamente prima il collega Cabibbo, siamo arrivati ad un punto per cui tutti condividiamo il tutto, tutti vogliamo queste cose, però alla fine della fiera non riusciamo a portare a casa niente. Allora, io credo che il dato iniziale che il signor sindaco ci ha detto, ovvero che non abbiamo ricevuto risposta da parte dal ministro Alfano, sia un dato gravissimo. Gravissimo, perché significa sostanzialmente che
No, il signor sindaco ha fatto il suo mestiere e ha fatto tutto ciò che poteva, ma significa che qualcuno al di sopra del signor sindaco di Pordenone non si è mosso, perché non mi verrete mica a dire che a livello regionale un vicepresidente, espressione di questo territorio, ed una presidente che è vice del Partito Democratico a livello nazionale, non ha avuto la possibilità di andare a suonare il campanello. Tra l'altro mi dicono i colleghi consiglieri regionali di maggioranza che la presidente alza il telefono e parla direttamente con i ministri, quindi esercita, come è giusto che sia, il potere di governatore, ma soprattutto il potere politico, perché non so, caro Dalmas, se Tondo aveva la stessa possibilità l'altra volta. Ecco, non lo so, però so per certo, perché così dicono i suoi consiglieri in consiglio regionale, che alza il telefono e parla con i ministri. Allora questo, scusate colleghi, non poteva per quel motivo lì. Allora questo non è sicuramente nulla che fa ben presagire. Al di là di quello che ci siamo detti qua dentro, d'accordo, guardate, su tutto. Credo però che una sottolineatura vada fatta in riferimento a ciò di cui oggi tutti, ma in particolar modo chi governa a tutti i livelli, si riempie la bocca: le riforme. E vanno benissimo le riforme, beati coloro che saranno in grado di portarle fino in fondo con esiti positivi però per i territori, non con esiti distruttivi. E se mi permettete, la provincia sulla quale io in consiglio regionale non ho alzato le barricate nemmeno come dipendente di quell'ente in aspettativa obbligatoria, è stato un errore da parte della nostra regione gravissimo anticipare i tempi rispetto allo Stato, gravissimo. E ve lo dico perché ha creato una grande forma di non equità nei confronti degli altri, dei cittadini pordenonesi nei confronti degli altri, perché il ragionamento doveva essere, a mio modo di vedere, le province vanno chiuse, benissimo, si chiudono, come diceva prima il vice sindaco Mazzer, tutte e tutte assieme, dico io, e quindi il rinnovo dell'amministrazione provinciale doveva essere fatto fino a quando? Fino a quando scadeva l'ultima provincia, non metà in un modo e metà nell'altro. Noi abbiamo la provincia di Udine che rimane in carica fino al 2018, chi lo sa che cosa accade, e la provincia di Pordenone che non esiste più da un anno. Allora, l'equità, le riforme devono essere comunque equanimi, e questo è quello che io sostengo. Non ritorno sulla partita dell'ospedale, sulla partita di tutto quello che è stato fatto, perché è una scelta. Faccio però un ultimo accenno e poi mi azzittisco sulla questione relativa alla riforma degli enti locali. Anche qui un pasticcio, avete ben che da dire che le UTI sono più belle della provincia, ma un pasticcio incredibile, e si sta già materializzando nel momento in cui, rispetto al disegno prospettato dall'assessore alle autonomie locali Panuntin, si sta parlando invece di un'UTI unica, e quindi significa che non siamo d'accordo. Allora, bene il mantenimento della prefettura, bene il mantenimento di tutti i presidi sul nostro territorio, benissimo la sicurezza, la tutela del nostro territorio, ma andiamo a toccare i tasti sensibili che devono essere toccati. Senza paura, signor sindaco, senza paura, perché credo che questa provincia o questa pseudo provincia, come la vogliamo chiamare, meriti rispetto da parte della nostra regione. Un'ultima chiosa la devo fare, e non me ne vorranno i consiglieri di maggioranza: era prevedibile che di fronte ad una mozione
presentata dall'opposizione a prima firma dal MAS, che ringrazio nuovamente perché si è preso la briga di fare la stesura, di raccogliere le firme e così via, la maggioranza non avrebbe senza battuto ciglio accolto questa mozione. Ha giustamente messo il cappello o messo le conclusioni con un emendamento, come dicevo, condivisibile. Ma se veramente in questo Consiglio Comunale non si vuole fare, e dopo ve lo dico perché, come in Consiglio Regionale, e ci si tiene alla città, credo che nessuno di noi si sarebbe sottratto alla sottoscrizione di questo emendamento. E ho fatto riferimento al Consiglio Regionale, sapete perché? Perché quando si è trattato di presentare un documento lì a tutela del nostro territorio con un impegno generico come quello che abbiamo i capigruppo di maggioranza hanno sottoscritto qui, lì mi sono trovata il consigliere del PD, tale Renzo Liva, che mi dice: gentile Mara, la prossima volta scriviamola insieme, ci sono contenuti che non posso sottoscrivere, non diceva nulla, ok? Che non posso sottoscrivere e condividere, sto provando a buttare giù qualcosa di mio, ti farò avere. Alla risposta nulla ti vieta di modificare il mio testo e di porre la tua firma come primo firmatario, mi è stato risposto che è una questione di ruoli. Allora, se dobbiamo difendere il nostro territorio e la nostra provincia distinguendo i ruoli, siamo lontani anni luce dal portare a casa il risultato, dal concretizzare quelle che qui alla fine rimarranno chiacchiere. Grazie consigliere. Consigliere Daniello, prego. Sì. Grazie, anche se insomma tutto quello che è stato detto prima è molto condivisibile. Devo dire che la mozione presentata dal consigliere Dal Mas doveva essere discussa nel momento in cui era stata presentata, per fare prevenzione, perché mi sembra che ad oggi e con i risultati portati a casa, che sono quasi nulli rispetto alle cose fatte adesso dal nostro sindaco, siamo già in ritardo. Sono anche d'accordo, fra l'altro, con la collega Piccin, perché in provincia ci sono parecchi politici che roteano tra Roma e Pordenone e ce ne sono tanti altri vicino alla nostra Presidente Serracchiani. Ma è assai grave e stupefacente che ad oggi, dopo che molti altri comuni hanno discusso una mozione molto simile alla nostra, in provincia e in assemblea dei sindaci nessuno abbia risposto alla lettera del sindaco e del presidente della provincia. Da sempre, signor sindaco, questa provincia ha subito delle differenze di trattamenti, le cosiddette sperequazioni su sanità, trasporti, scuola, note a tutti, prese un po' alla leggera da politici di centrodestra e centrosinistra. Perciò credo che la responsabilità sia di una parte politica come quella dell'altra, che è all'opposizione. Oggi, dopo la contestata ma approvata nuova geografia politica istituzionale voluta dal PD, abbiamo perso la provincia e stiamo per perdere la prefettura. Due istituzioni legate da un triste destino. Il risultato finale è che oggi regna caos e incertezza su funzioni, servizi e personale. Non bastano le dichiarazioni di autorevoli componenti del governo sulla portata storica della riforma, che però ad oggi non ha comportato alcun risparmio né alcuna razionalizzazione dei servizi. Ha determinato invece soltanto l'ennesimo conflitto e caos tra i lavoratori delle province stesse, legittimamente preoccupati per il loro futuro e coinvolti in una caotica procedura di mobilità, avulsa tra l'altro dal riordino delle funzioni, oltre agli effetti pesanti sui bilanci dovuti alla riduzione della spesa corrente, con l'impossibilità di effettuare investimenti ed anche semplici interventi di manutenzione, sia su strade che su scuole. La questione del togliere la prefettura di Pordenone assume in quest'ottica colori e toni grotteschi per i servizi già elencati dal collega Martino, di cui tutti i territori hanno bisogno e a maggior ragione la provincia di Pordenone, per la complessità che la caratterizza,
sia economica e sia per le problematiche che il territorio ha in sé. La prefettura rappresenta il coordinamento del e per il presidio legale del territorio e proprio per la sua funzione istituzionale dà significato e senso identitario al territorio stesso. All'Assemblea dei Sindaci ho ascoltato un sindaco insomma alquanto spiritoso, parlava di superamento delle prefetture perché siamo nel 2015. Non nel senso del superamento delle prefetture e della cancellazione che vuole la Lega, ma perché siamo nel 2015, diceva, e quindi è cambiato il mondo dall'Ottocento, il momento in cui è stata creata la prima prefettura. Avrei risposto a quel sindaco che bisognava cambiare anche tutto l'ordinamento e scardinare per prima l'istituzione comunale, che risale a tempi ben più remoti. Ma comunque andiamo avanti, visto che faceva parte del PD. La provincia di Pordenone rappresenta il 30... E il sindaco di Aviano? Non è... Ah, non è PD? Di centro-sinistra, insomma, ecco, perfetto. Non è tesserato PD? Ah, ok, ma Renzi ha detto che non serve avere la tessera. Boh, perfetto. Quindi è del PD anche lui. La provincia di Pordenone rappresenta il 36% del PIL regionale, grazie a settori cresciuti negli anni e che hanno caratterizzato il nostro territorio. La chiusura degli uffici prefettizi porterebbe ad un evidente impoverimento, non solo in termini di presenza di persone fisiche, cioè il capitale umano, ma anche dell'intero impianto di risposta ai bisogni di sicurezza e legalità che siamo stati in grado di mantenere in questi anni, grazie proprio all'impianto. È una sfida che non possiamo perdere, quindi auspico che lei, signor Sindaco, faccia ulteriori passi avanti perché il Ministro Alfano le risponda almeno. E dichiaro già il mio voto di favorevole alla mozione. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Ribetti, prego. Grazie Presidente. Il mio intervento sarà, a dire il vero, molto veloce, anche perché credo che si siano toccate in quest'Aula un pochino tutti gli aspetti, le preoccupazioni che colgono tanto noi quanto i nostri concittadini. Quindi non posso che riportarmi all'intervento di quanti mi hanno preceduto, cercando di trarre poi alcune considerazioni di carattere più strettamente personale. Ma una cosa che in effetti un po' mi ha colpito, soprattutto l'ha detta la collega Daniello nell'ultimo intervento, io credo che la responsabilità di quella che può essere una perdita di peso, di importanza della nostra provincia siano in effetti da scrivere un po' a tutti coloro che sono succeduti, diciamo, negli ambiti superiori. Però con altrettanta franchezza credo di poter dire che se dovessi dire, è brutto fare percentuali, dovessi dire un 51-49 mi verrebbe da dire, ma non perché sono dall'altra parte, che il 51% magari lo darei a chi governa in questo momento e a chi le scelte le fa in questo momento. Perché se è vero che magari anche governi diversi non hanno mai brillato per lungimiranza o per dare peso alla provincia di Pordenone, ecco, diciamo che il governo attuale, sia esso un governo regionale o un governo magari anche sovraordinato, non solo non brilla per questo, ma ci va anche, diciamo, a mettere in atto delle azioni che a mio modo di vedere ci vanno a privare di qualcosa. Io ritengo che sia strettamente collegata con l'abolizione delle province, in senso stretto, tutto questo depauperamento economico, a mio modo di vedere, e di uffici, proprio di servizi ai cittadini. Sai, noi qua stiamo discutendo sulla mozione sulla prefettura, ma porta dietro tutto un insieme di altri uffici, noi dobbiamo vedere solo la prefettura. Io credo sia difficile andare a spiegare a un cittadino, guarda che non ci stanno abbandonando, guarda che non è che se ne vada qua.
Poi possiamo girarla come vogliamo, perché possiamo dire che dobbiamo ridurre i costi. Dobbiamo ridurre i costi perché i governi precedenti hanno sperperato, eccola qui la colpa di tutti. Però è una riduzione di costi? Cioè, qual è l'operazione? Io in questo momento ancora non l'ho capita. Francamente, cioè, non ho capito né quella a livello nazionale, né tantomeno quella di Panontina a livello regionale. Cioè, noi aboliamo che cosa? Aboliamo una provincia e non sappiamo, perché lo sapremo forse a ottobre, quante UTI, come si chiameranno, UTI ci saranno. Qual è il costo che è stato levato? Il Consiglio regionale? Gli assessori, la giunta? Cioè, perché se, viva Dio, se questo è il costo della politica, io dico che siamo veramente ridotti alla canna del gas, perché non credo siano quelli i costi. Ecco, io non riesco ancora a vedere in tutto il progetto, ma questo mi sembra che l'avesse detto forse prima chi mi ha preceduto e anche qualcun altro, non riesco ancora a capire dov'è il vero risparmio, dov'è che si fanno queste economie. Il motivo è diverso. Il motivo è che fondamentalmente siamo in fase di recessione, soldi non ce ne sono e si cerca, a mio modo di vedere, delle soluzioni alternative che possono essere i classici palliativi, mi viene un termine brutto, per buttare fumo in faccia alla gente, negli occhi della gente, così la gente non vede, ah che bello, non abbiamo più il consiglio provinciale, non abbiamo... ma quella gente, cioè i risparmi di costi dove sono? Nel breve non li vedo. Le persone che sono assunte in provincia continueranno a essere assunte, si chiameranno UTI, si chiameranno trasferite da qualche altra parte, ma non ci sono. Ma io francamente non vedo che ci sia tutto questo risparmio. Quindi per quello, se devo vedere una responsabilità, come dico, ripeto, la vedo al 51% in carico chi in questo momento mette in atto questa operazione, a mio modo di vedere non è proprio brillantissima, ma si vedrà. Ecco, e andando a conclusione dico che in qualche maniera le forze politiche che rappresentano l'intera comunità dovrebbero dare un segnale di unità, un segnale forte al territorio, ma con azioni concrete, azioni che la gente possa percepire, non battaglie. Mi viene in mente quella del consorzio universitario che è uscita da poco sui giornali. Battaglie che mi sembra di capire che siano a termine, meglio a termine che facendolo terminare oggi. Però si può un ragazzo che domani deve iscriversi all'università dire per 3 anni c'è sto corso di laurea, dopo devo andare a Udine, cioè qual è l'incentivazione? Uno come può essere incentivato? Che futuro trova? Ecco, allora io credo che siano molti i passi concreti da fare. E vado a chiudere con un altro esempio, è anche oggetto di una mia interrogazione. A me dispiace, prima Passoni, che parlo a te, perché prima mi è stato, te lo dico chiaramente, ero andato a fare dei bisogni fisiologici e mi ero fermato a fare 4 chiacchiere come hanno fatto tutti fuori e bevo un bicchiere d'acqua. Quindi sentirmi dire quando si parla c'è da fare casino, c'è, e quando si parla di cose importanti no, caro Passoni, mi avrebbe gioco facile dire tu lavori alle poste, l'interrogazione sulle poste che chiudono te l'ho fatta io. Allora, fammi evitare questi giochi, perché la cosa triste poi è questa. Che vedi la gente che si va a fare i cosi, ma poi quando c'è a tirare fuori il sassolino dalla cosa, si cerca di proteggere, perché il fatto che le poste chiudano non credo che sia ascrivibile a chi governa in questo momento, scusa, a chi non governa in questo momento, ma a chi governa. Allora, se io ti vedo la tua bella foto che vai a farti il tavolo con i lavoratori delle poste, come mai la vocina o il ditino non l'hai alzato? A dire, cari signori, siete di centrosinistra, però guardate che forse una sciocchezzuola la state facendo. Io quando c'era da bacchettare in quest'aula i rappresentanti del mio partito a Roma, quando governavamo, l'ho fatto, ci sono dei registratori, vatteli a sentire. Sembra invece che voi dobbiate sempre, tutto quello che fate voi è bello, non si può toccare delitto di lesa maestà, non si può toccare, viva Dio, tranne poi attaccare gli altri. Ecco, allora Passoni, scusa, a me dispiace attaccarti, ma quando uno mi attacca io rispondo, non sto capace a sta zitto. Quindi, ciò concludendo, non posso che ribadire, che accodarmi a tutti coloro che mi hanno preceduto. Cerchiamo di fare fronte comune, chi ha più potere in questo momento non siamo certo noi, e qua torniamo al discorso del 51 e 49, quindi qualcosa in più dovrete farlo voi. Grazie. Grazie consigliere Ribetti. Nessun altro iscritto, pertanto dichiaro chiusa la discussione, do la parola all'amministrazione per eventuali precisazioni o repliche, prego.
Grazie Presidente. Beh, il dibattito alla fine ci ha fatto non solo condividere, ma credo abbia arricchito, visto che è passato anche qualche giorno da quando abbiamo iniziato il dibattito, abbia arricchito questa sessione di qualche informazione, di qualche elemento in più. Ecco, sulla riforma che ha interessato la nostra provincia, vi ricordo che la riforma delle province, l'abolizione delle province, è cominciata non certo negli ultimi mesi, ma ha avuto qualche anno di gestazione a livello nazionale. È stata un qualche cosa di varato a livello nazionale, almeno come legge, e non certo solo dalla parte del PD. È in corso quella che sarà una riforma costituzionale ed è il motivo, nella nostra interpretazione regionale sulla trasformazione delle province, che è stato creato questo organismo di secondo livello. Quindi il percorso comincia da lontano e vi ricordo anche che nella precedente giunta regionale era stato fatto uno studio che prevedeva più o meno, se ricordo bene, anche se personalmente non l'ho letto in tutti i dettagli, prevedeva un percorso di trasformazione delle province molto simile a poi quello che è stato attuato. Ma io sinceramente penso, e lo ritengo, che il dibattito intorno alla prefettura non fosse stato tanto improntato in direzione della provincia, ma in direzione di come il nostro territorio vuole diventare nei prossimi anni. Quindi l'abbiamo detto tutti, non perdere certo la rappresentatività, non accettare per diciamo default, per mancata indicazione, che necessariamente tutti gli enti in qualche modo istituzionali, l'abbiamo già nominati tante volte, dall'Unione Industriali alla Camera del Commercio, alle fiere, debbono essere per forza spostate in altre città, no? Abbiamo parlato proprio di negoziazione, no? Che deve essere fatta a tutti i livelli e coinvolgendo le nostre rappresentanze politiche. Io non sono così convinto che questi dibattiti servano solo a scambiarci delle opinioni e siano inutili, altrimenti, tra l'altro, è stato la continuazione del dibattito relativo alla prefettura è stato voluto fortemente anche proprio dalla minoranza, quindi mi sembra strano adesso ricevere come ritorno il fatto che abbiamo voluto fortemente una sessione in cui alla fine facciamo solo chiacchiere. Lo facciamo, credo, proprio per dare un segnale politico molto forte. Passaggio, visto che la stessa discussione è avvenuta anche nell'Assemblea dei Sindaci, sulle UTI, visto che questo è l'altro lato della medaglia della nostra discussione. Come manterremo o no un profilo forte dal punto di vista del territorio con questo cambiamento di tipo che riguarderà le autonomie locali. La discussione dell'UTI, che è stata unica, che è stata fatta, è conseguenza di uno studio, di fatto, no? Una verifica su un'ipotesi che sarà forse poco di connotati politici non fortissimi, ma che aveva la velleità di andare più proprio nella discussione che è stata sottolineata, nella parte della discussione che è stata toccata più volte questa sera. Cioè, alla fine, come facciamo a dimostrare che una trasformazione di questo tipo, a realizzare il fatto che la trasformazione di questo tipo ci renda più economici, riesca a farci risparmiare, ci porti a essere più rispondenti alle esigenze che tutti ci chiedono, no? Maggior velocità, burocrazia, tutte queste cose che non dipendono certo solo da noi, ma di cui noi siamo parte. Ecco, lo studio che è stato fatto, io chiederei veramente 2 minuti a Renzo Mazzer di illustrarlo, anche per deludere forse certe leggende metropolitane che sono circolate, no? Questo è un esercizio basato veramente su un pragmatismo di fondo che ha portato a sviluppare il fatto che possa essere o no
perseguibile questo modello dell'UTI unica e che vantaggio o svantaggio poteva offrire una soluzione di questo tipo. Quindi io pregherei Renzo Mazzer di darci solo una brevissima informazione su questo, in questo senso. Grazie Sindaco. Allora, in sé e per sé la riforma delle autonomie locali ha una finalità molto importante. E lo diceva anche prima Piccinato, no? Noi non dobbiamo togliere le autonomie alle comunità. Ma state attenti che se un negozio vende lo zucchero, l'olio, il pane, la gente va a comprare. Se non ha tutti i prodotti, la gente va al supermercato. Quindi i comuni piccoli tante volte devono vendere gli stessi prodotti che vendono i comuni grandi. Come farlo a farlo e a rendere i cittadini tutti uguali se c'è una differenza sostanziale di chi poi dà questo servizio? E allora lì serve un po' di solidarietà, di compensazione del territorio. Ovviamente la soluzione che è stata presa, quella di dividere in 5 ambiti socioassistenziali, è la soluzione più pratica, più pragmatica. Noi ci siamo un po' addentrati nel fare una specie di valutazione, è prima solo di natura economica, perché costituire un ente costa. Quanto costa costituire un ente? Quali sono i costi che bisogna sostenere indipendentemente dai servizi che si devono dare poi? Perché un ente ha bisogno di una segreteria, ha bisogno di un ufficio protocollo, ha bisogno di una ragioneria che faccia il bilancio, ha bisogno di dei revisori dei conti, dell'OIV, ha bisogno di tante cose che devono semplicemente permettere all'ente di esistere prima di cominciare a parlare dei servizi che deve erogare. E allora abbiamo cercato di capire quali sono i costi di costituzione di un ente e abbiamo visto insomma che sono costi considerevoli, moltiplicati per 5 diventano costi importanti, suddivisi in maniera diversa diventerebbero meno importanti, no? Quindi la ripartizione per pro capite, per abitante, suddivisa in un unico ente è naturalmente molto migliore che una suddivisione fatta su 96.000 abitanti come avrebbe l'UTI pordenonese. Provate a immaginarvi un UTI che invece ha meno abitanti, 60.000, il costo pro capite per abitante aumenta ancora di più. Questo è il presupposto di base, ma cioè, noi siamo stati anche un po' colpiti dal fatto che subito quando è nata la riforma, subito i comuni del territorio montano hanno scritto una lettera tutti assieme dicendo ma noi vorremmo... Sì, lo so. Se mi fa finire, consigliere, perché io lo so che lei dice questi sono i costi che si... Da lì si parte, allora, no, lo so, allora è chiaro che da lì si parte, sì, ma le spiego, ma no, ma vada a fondo, non stia sempre in su, vada a fondo. Sicuramente poi... Andiamo, no... Dai, vabbè, allora se non vuole ascoltare è un altro discorso, però partendo da questo presupposto, no? È chiaro che poi si possono realizzare le economie di scala, ma se io alzo l'asticella all'inizio troppo alta, per arrivare a realizzare economia di scala devo essere molto più efficace. Se l'asticella la tengo un po' più bassa nell'investimento iniziale, ecco che andare sotto zero è un po' più semplice e questa è la finalità della norma. Se invece ci fosse anche un aiuto in più di un ente che non è più governato da un presidente della provincia direttamente eletto dai cittadini, che ha determinati compiti, ma è un ente che è governato dai 50 sindaci e sono loro che possono determinare anche i compiti della provincia ed essere veramente di aiuto al loro territorio, agli enti del loro territorio. Se partissimo che fosse la provincia a costituire un primo service, diciamo, in convenzione per farci da protocollo, ragioneria, segreteria, vedete che questi costi li avremo molto abbattuti e si potrebbe cominciare da lì.
e da lì poi si sviluppano tutte le economie di scala che sono più facili da ottenere, perché io penso che noi abbiamo per esempio un ufficio del personale che avrà, quante persone abbiamo noi? Una decina di persone. Io credo che sommando tutti quelli che si occupano di personale in questo territorio di area vasta provinciale, mettendoli insieme, avremo un'economia di scala tale che forse non tutto il personale che sta facendo le retribuzioni, le pensioni e si sta occupando di personale serve, forse ne serve meno. E lì si comincerebbe a realizzare la prima economia di scala. Se la realizziamo su 5 comuni, ovviamente l'economia è più bassa. Se la realizziamo su 50, diventa molto più elevata. Ci sono dei servizi, e cerco di essere breve a questo punto perché vedo che c'è un po' di impazienza, quindi non voglio andare a fondo. Noi abbiamo lo sportello unico, ad esempio. Lo sportello unico è un servizio che noi potremmo dare a tutti i 50 comuni senza far venir meno delle attività produttive, senza venir meno il servizio che ogni comune attualmente dà, perché è uno sportello virtuale. Non è che la gente viene qua e ci presenta la pratica edilizia per l'impresa o per l'attività commerciale, lo fa su un portale, e lo può fare su un portale sia da Pordenone, da Torre a Pordenone, sia da Spilimbergo a Pordenone. Quindi vedete che lì uno sportello unico organizzato con i tempi che abbiamo noi di risposta può essere molto efficace per l'intero territorio provinciale, dare certezze sull'istruttoria, sulle risposte, cosa che ovviamente comuni che hanno poco personale riescono a dare un po' meno. E potrei continuare con tanti altri servizi, se volete ne parliamo in maniera più approfondita. Questa è un'idea che non va contro la legge, che sta dentro gli obiettivi e i parametri del legislatore e nello stesso tempo darebbe una coesione di area vasta, di territorio, tale da permetterci veramente uno spirito molto simile a quello che ci ha permesso nel 68 di costituire la nuova provincia di Pordenone. Ed è da questo spirito. Ma e quando devono partecipare a destra e a sinistra a questo spirito? Perché le amministrazioni non sono di destra, di sinistra, sono miste. E quindi è chiaro che deve esserci un coinvolgimento che va al di là delle coalizioni, della parte politica, ed è lo spirito che ci può permettere di fare una proposta, poi non so se la regione l'accetta, se non l'accetta, una proposta che è di convenienza del territorio, che riconosce anche le peculiarità montane, cosa che fino adesso non l'abbiamo mai fatto, perché per me la comunità montana e quei dipendenti vanno recuperati, per fare qualcosa in montagna, non lontano dalla montagna, magari competenze che siano più attinenti a quel territorio, come vanno recuperate anche le professionalità, le competenze di chi in provincia oggi può darci una mano anche per costituire un servizio ai comuni che possa essere reso con costi più bassi rispetto al passato, rispetto all'organizzazione di 50 comuni e magari con competenze molto più elevate e professionalità. Io penso che potrebbe essere un progetto pilota non soltanto per il Friuli Venezia Giulia, potrebbe essere un progetto pilota anche per la pubblica amministrazione a livello nazionale e potrebbe essere un progetto che in qualche maniera recupera tutte le risorse, non fa venir meno Picinato, non fa venir meno le peculiarità di ogni comunità che va mantenuta, anche utilizzando i subambiti. Sto pensando semplicemente, noi facciamo oggi il bilancio dell'ambito nostro, dei 5 comuni. Se lo facesse l'UTI il bilancio per tutti i 5 ambiti e si lasciasse che i 5 ambiti, visto che funziona bene, lavorassero in subambito anche con l'opzione una testa un voto, giusto per far ogni tanto contenti anche i piccoli comuni che dicono E questo è propedeutico anche, è molto più facile, come diceva il consigliere Salvador, a organizzare, a preparare le fusioni di comuni che devono essere con un impatto di servizio non devastante e nello stesso tempo convincente per fare in maniera che vengano meno, che non vengano meno anche le peculiarità delle singole comunità, perché possiamo rispettarle con un'organizzazione ampia, possiamo rispettarle tranquillamente. Questa è l'idea che ci è venuta, l'idea che avevamo, che vogliamo proporre. I sindaci ci hanno detto di trasferire questa ipotesi di lavoro a loro, poi la scelta ovviamente. Grazie. Grazie. Bene, dichiaro aperto.
scusi, deve fare differentemente. Dichiaro aperte le dichiarazioni di voto. Ricordate che qui bisogna votare l'emendamento e anche la mozione. Sì. Dichiarazioni di voto, però le dichiarazioni di voto sono relative sia all'emendamento che alla mozione. Prego. Consigliere Dalmas. No. Ringrazio i colleghi tutti i colleghi dell'opposizione, anche i colleghi della maggioranza che sono intervenuti su questa mozione, che aveva uno spirito molto semplice, quello di dare una mano all'amministrazione, a questa nostra piccola, piccola comunità, che invece adesso scopro che pensa in grande, straordinariamente in grande, così mi dice Mazza, perché vuol fare il super sindaco della provincia, cioè multiunica provinciale. Francamente rideremo anche di questo, come le altre riforme che ha fatto la signora Seracchiani, perché mi risulta che nell'Udinese siano ben attivati, affilati i vari legali sul disegno di legge, addirittura di Panottin. Panottin fa il sistema di riordino delle autonomie locali, già su questo, perché deve realizzare l'UTI di Azzano Decimo. Quindi le ho chiesto prima, assessore Mazza, ma vi avete convinti gli altri? Sono d'accordo nel fare l'UTI unica. Poi istituite con l'UTI una cosa elementare, cioè che un ente sostanzialmente non previsto dalla Costituzione, perché lo chiamate ente pubblico, e gli date un direttore generale. Sarà da ridere, perché non siete neanche d'accordo con Renzi quando fa la riforma del titolo quinto. Altro dubbio e profilo di incostituzionalità della norma. Comunque, questo non è il tema. Quindi ringrazio i coloro i quali sono intervenuti su questa questione della provincia. È un lapsus calami, me l'ha detto lui prima, no? Provincia, prefettura. Però è passato un mese e mezzo e non abbiamo fatto un passo avanti. Devo dire, caro sindaco, che mi dispiace, so che lei ha cercato di fare quello che poteva fare, tanti si sono spesi sui giornali, addirittura alle Camere di Commercio, sembrava che fosse risolta la questione. Ah, domani il ministro firma, ho parlato con il capo di gabinetto del ministro. Quindi se c'è una persona che deve parlare con il ministro è lei, insieme alla Seracchiani. L'ho spiegato prima, chiaramente, il consigliere Piccin, non c'è altro da fare, gli altri se ne stiano buoni, calmi, al loro posto, i sindaci sono tutti con lei nel sostegno rispetto a questa necessità, questa evenienza, questo bisogno che abbiamo di mantenere la prefettura, non perché ci piaccia particolarmente la prefettura in sé, semplicemente perché l'articolazione dello Stato e di quello che rimane, i vari comandi della sicurezza, così la stessa Lega è arrivata su questa posizione, benché avesse una storia un po' diversa su questo, sono collegati alla presenza di questa parte dello Stato, di questa funzione. Bene, purtroppo, e quindi il mio gruppo sarà favorevole anche all'emendamento, come tutti, spiace però dover constatare, e questa di oggi è stata una brutta serata, poteva essere un consiglio comunale diverso, è stato un brutto consiglio comunale, dove ci si è insultati senza alcuna ragione e senza alcun motivo, dove abbiamo assistito ad una maggioranza che in modo pretestuoso ha fatto mancare il numero legale. Così è stato, la maggioranza ha fatto mancare in modo pretestuoso il numero legale e aveva tutto l'interesse, e creando non poco imbarazzo al sindaco, perché se non lo difendete voi, lo difenderemo noi. E quindi questa era un'occasione per compiere un'azione coordinata, comune, su un tema molto semplice, di estrema attualità e di, anzi, urgenza. Quindi, signor sindaco, lei avrà il mandato, mi pare, dell'intero Consiglio Comunale e rafforzerà le raccomandate, il peso politico delle raccomandate, per quanto possa valere un Consiglio Comunale. Perché questo, scusi, poi chiudo, perché in effetti è vero che quei territori o quelle province
che erano in odore di blacklist del Ministero, cioè chiuse dalla Prefettura, sono state inserite e mantenute come province, perché c'è stata una risposta dai parlamentari ai sindaci di quei territori, tutti destra e sinistra, laddove c'erano in sostanza bipartisan, a sostegno della Prefettura. Questa è la strada che abbiamo tentato, speriamo che le cose vadano a buon fine. Grazie consigliere. Consigliere Ribetti. Grazie presidente. Non vedo l'assessore Mazzer, cui volevo rispondere, vabbè, lascerò agli atti, la dirò dopo. Perché vede, quando prima facevo, ma era proprio una risposta all'assessore Mazzer che dice noi non obblighiamo nessuno ad aderire a questo. Dico, francamente, attenzione, non aderiamo a nessuno. Mi sembra che nel progetto i finanziamenti regionali siano previsti in maniera abbastanza chiara. C'è una prima tranche di finanziamento, se aderisci arriva la seconda, se non aderisci ti attacchi e non ti arriva la seconda tranche del finanziamento. Quindi ciò detto, non mi sembra sia un bel modo di far vedere che non obblighiamo nessuno. Si potrebbero forse usare dei metodi migliori, insomma. Andatelo a dire al povero sindaco, al povero consigliere comunale di un comune con meno di 5.000 abitanti, che magari può contare su risorse non molto elevate, si vede tagliare il 30% del budget se non aderisce. Diciamo che la sua libertà di autodeterminazione è un attimo vincolata, almeno io la vedo così, e la vedo così anche dal revisore, aperta e chiusa parentesi. Comunque, ecco, quindi questo il discorso era per far capire, quando prima ha fatto un intervento 51 e 49 c'era un perché, c'era una motivazione, è stato fatto qualcosa che poteva essere fatto francamente meglio. Come mi fa sorridere, mi dà un po' un tono di ironia sentire tutto questo affrettarsi adesso a voler intervenire presso i nostri livelli superiori ufficialmente davanti a tutti, apertamente, quando magari basterebbe parlare in maniera chiara, se solo si volesse, nelle stanze dove conta. È inutile uscire sui giornali e dire tutti uniti contro il taglio di risorse a Pordenone, quando poi sotto banco si vanno con i propri gesti di ogni giorno a sposare chi quelle cose fa, quei tagli fa e chi ci declassa la città. Ecco, ciò detto, mi riporto a quanto detto nella parte centrale dell'intervento, dicendo che però bisogna fare, a mio modo di vedere, in maniera seria, concreta, di tutto per evitare che Pordenone sia veramente lasciata da ultima. Quindi il voto sarà sicuramente un voto a favore della mozione presentata. Grazie consigliere. Consigliere Piccinato, prego. Grazie presidente. Chiaro che il voto che esprimerà questa sera il Consiglio Comunale deve tradursi in atti effettivi, come è già stato detto. Non deve essere solo fumo e niente arrosto, noi vogliamo l'arrosto, perché non ci arrendiamo certo al declassamento generale della città e della provincia stessa, e quindi vogliamo che si agisca per ottenere. È chiaro che il disegno che mi è stato appena fatto anche dall'assessore Mazzer sulle UTI, sulle subUTI, ci sta ancora complicando un disegno che era già abbastanza complicato. Mi riferisco all'assessore. Cioè, è impensabile dal mio punto di vista pensare ad alcune UTI con le subUTI, che poi alla fine si paga tutto e alla fine non è che si risolve granché, ma si complica ancora il disegno generale. A questo punto, all'inizio del discorso, mi era quasi sembrato che c'era qualcuno pentito, insomma, di aver quasi abolito la provincia. Allora, già il disegno generale di dire a costo zero non viene mantenuto, come era già ampiamente prevedibile che fosse, come era già ampiamente stato detto, ma addirittura si è parlato di un voto a testa dei sindaci, quindi rinunciando alla equità di un voto a testa a persona, a cittadino, che si sceglie i propri rappresentanti in maniera democratica, e questo è l'unico voto per testa che si può definire tranquillamente equo, quello del voto per testa del cittadino che si sceglie i propri rappresentanti. E allora, concludendo qua il ragionamento,
È chiaro che l'unica funzione che ha avuto questa UTI è stata la propaganda, perché null'altro si può dire di questo. E in merito invece al ragionamento che si è fatto questa sera, voteremo favorevolmente l'emendamento. Grazie. Guarda che la propaganda non sempre è. Grazie consigliere. Consigliere Tomasello, prego. Grazie Presidente, signor Sindaco. Io dovevo intervenire prima del dibattito, ma poi ho preferito, anche per non ripetermi, ho preferito fare la dichiarazione di voto. È stato un dibattito, ritengo, per alcuni mi è sembrato sempre di sentire questo piagnisteo che Pordenone ha dei problemi, che la colpa è sempre degli altri, eccetera, eccetera, eccetera. E in ogni caso io ritengo che sì, la prefettura è un'istituzione importante, però io penso che è anche un'istituzione che dovrà essere rivista, e dobbiamo pensare anche in futuro, anche in previsione anche delle leggi che istituirà, delle nuove istituzioni, dobbiamo anche pensare questo organismo, questo ente in modo anche diverso. Vedete colleghi, tornando al tema della mozione, certamente è importante che la prefettura resti nel territorio, guai a dire in modo diverso, però per me, e semmai oggi, è stato triste leggere che altre due aziende sono state dichiarate fallite dal Tribunale di Pordenone, che tante altre aziende sono chiuse e che sono state messe 50 persone, 50 dipendenti sulla strada. E a volte anche sentire e leggere anche le motivazioni. Chiudiamo perché nel territorio mancano prospettive e sviluppo. Quindi questo territorio soffre perché secondo me e secondo noi soffre economicamente per la perdita della capacità produttiva, e da qui secondo me che dobbiamo ripartire. E a differenza di quanto è stato detto, secondo me le istituzioni, la stessa amministrazione comunale, lo stesso ente regione, qui sono state presenti. Per quanto concerne il Friuli occidentale, quindi il nostro territorio, il territorio dell'ex provincia, dell'ente di secondo grado, il Friuli occidentale, secondo me la regione sta avendo un ruolo determinante, e questo bisogna riconoscerlo alla giunta Seracchiani e anche al vicepresidente Sergio Bolzonello, perché bene è stata l'approvazione del piano industriale regionale, che è un atto di un'importanza unica per la nostra regione. E quanto mai opportuno anche per il nostro territorio. Io sto parlando della legge del rilancio imprese. Si tratta infatti con questa legge di un significativo rilancio del settore produttivo che non è uguale sia in termini strategici sia in termini di investimenti, che interessa direttamente anche il nostro territorio. C'è stato un intervento a proposito del rilancio imprese anche per i nostri territori, precisamente per il distretto del Mobile. Quindi dire se è stata la norma sull'IRAP servirà anche alle nostre piccole e medie imprese presenti nel nostro territorio. Vabbè, proviamo, vedremo gli effetti, speriamo, io lo spero. Poi un'altra cosa che riguarda, che è stata trattata anche in parte, riguarda che forse dovevamo anche il rilancio per quanto riguarda il futuro del consorzio universitario. E secondo me su questo la classe pordenonese deve andare avanti in modo unito, e questo l'ho sentito, l'ho percepito da questo consiglio. E anche qua il mio partito, il Partito Democratico, ha fatto molto. Il primo risultato è che l'esistenza del consorzio universitario non è messa in dubbio, dal momento che in finanziaria regionale mi sembra che siano stati stanziati 600.000 euro destinati alla sede pordenonese, garantendo così per altri 3 anni il corso, ma in questo modo il corso di economia, ma in questo modo però l'avremo ancora per altri 3 anni, sicuramente dobbiamo andare avanti per questa strada. Noi siamo consapevoli, noi del Partito Democratico, dell'importanza che ha per Pordenone la permanenza di questo polo di conoscenza, e comprendiamo che la direzione migliore per cui spingere l'ulteriore sviluppo di questo sistema di eccellenza è per dare risposta, e questo appunto si tratta di comprendere qual è la direzione migliore verso cui spingere l'ulteriore sviluppo di questo sistema di eccellenza, per dare risposte coerenti alle aspirazioni degli studenti e alle richieste dei profili di alta competenza da parte delle imprese.
Quindi noi speriamo appunto nel gruppo del Partito Democratico che i nostri rappresentanti della politica regionale tutti assieme continuino a tenere aperto con l'assessore Panariti, se non sbaglio, competente, quindi un confronto politico sulle azioni che la regione dovrà mettere in campo e per la difesa e la crescita del consorzio universitario. Sul punto anche lei, signor Sindaco, ci è piaciuta il fatto di aver difeso a spada tratta il Dipartimento di Scienze Multimediali, quindi l'ho detto ancora circa 20 giorni fa sulla stampa locale. Poi, per quanto riguarda l'ospedale, volevo far presente appunto, sempre sul nostro territorio, appunto verrà fatto l'ospedale nuovo, dopo 5 anni di mobilità da parte della giunta regionale precedente, finalmente si è decisi e si è partiti e si è andata e si è iniziato subito a fare l'ospedale nuovo. Poi, per quanto riguarda la riforma delle province, Franco, tu eri in buona fede, Franco. Silenzio per cortesia. Prego, consigliere. Prego. Vabbè, concludo dicendo, se no qua a finire... Ti sei svegliato. Concludo, sì, concludo dicendo appunto che il nostro voto certamente è favorevole, daremo voto favorevole sicuramente all'emendamento e anche alla mozione conseguentemente. Grazie. Grazie consigliere Tomasello. Consigliere Freschi, prego. Grazie Presidente, mi tocca sempre intervenire per riportare un po' di ordine, ma insomma dai. E mi hanno detto anche di essere breve, allora cercherò di essere brevissimo. Allora, ok alla mozione, ok all'emendamento, solo con un richiamo al Consiglio. È stato fatto tante volte, è stato parlato di provincia tante volte questa sera, la provincia nasceva nel 68 sull'onda di unità politica e di una crescente situazione economica. Ora stiamo discutendo di fronte ad una situazione di crisi economica e di divisione politica. Siccome sulla crisi economica possiamo fare ben poco, la cosa su cui possiamo fare è quella di essere uniti politicamente di fronte ai problemi. Ed è questo l'invito che mi sento di fare a questo Consiglio, per ora, per il futuro, sia a destra, a sinistra, sia maggioranza che opposizione, perché solo una politica con una visione unitaria può essere la salvaguardia del nostro territorio, soprattutto in un momento di crisi come questo. Spero che queste parole vengano accolte. Grazie. Grazie, consigliere. Consigliere Pedicini, prego. Io vorrei essere più breve ancora del consigliere Freschi. Allora, questa sera ci avete regalato questo libretto, non so chi ce l'ha dato, chi ha offerto questo libretto, e devo dire che nella prima parte un po' scorso, poi me lo leggerò con più attenzione, e inviterei anche i consiglieri a leggerlo, perché è interessante, perché nell'incipit all'inizio dice una cosa molto interessante. Come si vede un territorio di un imprenditore di successo rispetto a uno che di successo non solo non ce l'ha ma non ce l'avrà? E se uno vede, affronta la crisi e dice il nostro settore va male perché c'è la crisi e quindi non riesco a portare avanti la mia azienda perché sono capitato in un momento di crisi. Questo è l'imprenditore perdente. L'imprenditore invece di successo, dice questo, è quello che dice la mia azienda va male perché io non so adeguarmi al nuovo mercato globale, a quella che oggi è la crisi, e quindi non sono capace di cambiare le mie idee, di cambiare il mio modo di essere, di adeguarmi invece al futuro. Bene, io penso che in sintesi sia il succo di quello che ci siamo detti qui questa sera. Il problema che oggi noi diciamo che il nostro territorio sta perdendo, che è vero per tanti versi, ma è semplicemente colpa nostra, e mi sarei aspettato questa sera un mea culpa generale, non solo maggioranza e opposizione, perché effettivamente non siamo noi adeguati a cambiare le nostre idee, a cambiare il nostro modo di essere, a non continuare a ragionare con i vecchi schemi che ci siamo portati dietro e che ho sentito qui anche questa sera con degli interventi che erano più di forma che di sostanza, per dire che dobbiamo essere così capaci di poter cambiare. Quindi voteremo a favore di questa nostra
mozione e anche così come emendata, ma io mi auguro che questo voto a favore serva semplicemente a convincere tutti noi che potremo farne centinaia di queste mozioni ogni mese, ogni settimana, ma se non siamo in grado di cambiare prima di tutto il nostro modo di pensare, il nostro modo di essere, il nostro modo di affrontare questa situazione, non usciremo mai da questa crisi. Saremo capaci? Non lo so, vedremo. Però è l'unica speranza che possiamo avere è quella di non ragionare più come ragionavamo prima, con schemi di partito, con schemi di appartenenze ideologiche, con schieramenti precostituiti, nel dire quello che fanno i nostri amici va tutto bene e quegli altri fanno tutto male. Ecco, se saremo capaci di uscire da questo, forse potremo trovare anche un futuro per questa nostra città. Quindi il voto sarà favorevole alla mozione, ma non serve a niente il voto favorevole, perché non cambierà assolutamente nulla se non cambiamo noi stessi. Grazie consigliere. Consigliere Bianchini, prego. Sì, grazie presidente. Io invece penso che il voto di stasera, a differenza del consigliere Pedicini, possa essere invece davvero utile per cambiare le cose. Io credo che il voto che in questo momento mi pare di aver capito sia, spero, insomma, la stragrande maggioranza, insomma, a favore, sia un appoggio per lei, signor Sindaco, per quello che ultimamente ha sponsorizzato, cioè l'idea di un tavolo con le categorie commerciali, per dotare il pordenonese di un'agenda comune, come ha scritto lei su una intervista di qualche settimana o qualche mese fa, a intervenire uniti sui fronti già aperti. Sì, questo ovviamente credo che sia l'appoggio che questa mozione emendata debba darle, con un'attenzione però credo che non debba passare questo tema come un'avvertenza Pordenone. In alcuni passaggi in generale, ormai sui giornali, qui stasera e altro, c'è un po' il rischio della deriva vecchio stampo di una volta, avvertenza Pordenone contro uno contro l'altro. Io credo che invece da questo tavolo, da ulteriori tavoli, da altre strategie, insomma, che anche lei, ma anche noi potremmo mettere in campo, si debba nascere un'idea forte, un modello nuovo vincente per Pordenone, partendo dalle nostre eccellenze, come qui quasi tutti abbiamo ricordato, non ultima, anzi forse in primis, la cultura e l'università, che contraddistingue la cultura soprattutto questo nostro territorio in questo momento. Grazie. Grazie consigliere Bianchini. Bene, nessun altro iscritto, pertanto dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto. Chiedo che si ponga in votazione. Allora, prima si vota l'emendamento. Ecco, che si ponga, pongo ai voti l'emendamento presentato. Sì, non devo votare, non devo dire. No, quello solo sull'emendamento, sì, sto per correzioni necessarie. A comparire. Si impegna il sindaco a convocare l'assemblea. A convocare. Vabbè, dai. Di esperire ogni azione utile. Vabbè, dai. Per l'italiano. Comunque, per l'amore di Dio. Era solo una mozione, no? Per questo. No, scusi. Cosa stiamo parlando? Scusi, mi aiuti che non mi sono perso. Sulla mozione? Sull'emendamento dove? A convocare, allo scopo di. A convocare, dai. C'è anche da qualità presidente. A convocare, ho capito, sì. A convocare, va bene. Sì, grazie. Va bene, allora la mozione viene corretta. Dunque, si impegna il sindaco, anche nella qualità di presidente della provincia, a convocare l'assemblea dei sindaci, le categorie economiche, le forze politiche tutte, per il tramite dei parlamentari eletti nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia e dei consiglieri regionali eletti nelle circoscrizioni di Pordenone, ad esperire al fine di esperire ogni azione utile al mantenimento del territorio delle peculiarità amministrative, istituzionali ed economiche. Gradirei anche un po' di silenzio qualche volta così. Allora, pongo in votazione l'emendamento presentato il 9 febbraio.
dalla lista dei lista del Fiume, Vivo Pordenone, PD. Prego, dichiaro aperte le votazioni. Dichiaro chiuse le votazioni. L'esito della votazione è seguente. Presenti 33, votanti 33, maggioranza 17, favorevoli 33, contrari nessuno, astenuti nessuno, l'emendamento viene approvato. Pongo ora ai voti la mozione numero 1 del 2015. Dichiaro così come emendata. Dichiaro aperte le votazioni. Un attimo di pazienza. Bene, potete votare. Dichiaro chiusa la votazione. Legge la votazione seguente. Presenti 33, votanti 32, maggioranza 17, favorevoli 32, contrari nessuno, astenuti nessuno. La mozione viene approvata così come emendata. Metteremo a verbale il consigliere Dalmas. Bene, allora ricordo ai capigruppo che domani c'è la conferenza alle 18. Bene, dichiaro chiusi i lavori, il consiglio verrà riconvocato a domicilio. Grazie e buonasera.